Benvenuti e bentornati, io sono Zio Ariar, buonasera, come va, come va? Non vedete niente, lo so, perché sto qui in primo piano, top, eccomi, come la vedi? Tutto bene? Tutto ok? C'ho pure la maglietta, vabbè, arancia meccanica, tac. Mi sentite? Sentite bene? Ciao chat. Innanzitutto grazie per i 29 mesi di Arlok. Grazie per i 9 mesi di Sorrow, Sorrow, Man of Sorrow. Ciao Lacio, ciao Nirvana, vi saluti dopo. Ciao Max, buonasera, buonasera Ale Poker, buonasera Kem, buonasera a Carlex, Carlex o Sky, buonasera John, buonasera a Mamo e Devon, eccetera, eccetera, eccetera. Parte Devon, vai, che sei stato il primo in, a cascata. Ciao Dev. Buonasera, con un Sava? Microfono migliore. Sava Sandir con il microfono migliore, va che roba. Buonasera Mamo. Buon pomeriggio a tutti. Buonasera, buon pomeriggio, in effetti sì, potrebbe anche essere un discorso di pomeriggio. Qui stiamo ancora provando a entrare. Buonasera, Blue Sky. Buonasera, buon pomeriggio, cittadini. Buonasera, eccolo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Arlok. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buonasera, Obi Mancino. Buonasera a tutti. Prima era Obi Destrorso, ora è Obi Mancino, quindi vabbè. Buonasera, John, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. Adam, buonasera. Buonasera. Buonasera, Liam. Buonasera a tutti. Buonasera, Asher. Buonasera. Devon. Buonasera, di nuovo. Nirvan. Buonasera. E buonasera, Stiver. Buona domenica. E buonasera, Jason. Buon tardo pomeriggio. Siamo un po'. Buonasera, zio. E grazie, mi stavo... come dire, scrostando le tonsille. Come va? Tutto bene? Siamo riusciti a entrare? Lo spettacolo deve cominciare? No. Siamo ancora in. No. Però attenzione, stream started, ok, piano piano. Ok, senza furia. Che devi trovarci i due metti, cioè attenzione. Forse qualcosa si muove, vediamo. Buonasera Oci. Buonasera Gasper. E Alex Eisman. Laccio! Ma un destrorso è un orso di destra. Ecco. Tu dici, dai la libertà di parola. Vedi che succede. Tu dai libertà di parola e la gente dice, un destrorso è un orso di destra. Vabbè, bannatelo. Proviamo a entrare, ma vediamo se la ci si fa. Come va a voi? Tutto bene? Che avete fatto, voi dico voi che state qui con me a chiacchierare, avete fatto casini con melting e cose varie? No. No. Dai, ok, quanti hanno preso la Corsair? Io ce l'avevo già con l'upgrade quando era uscita in console. Quanti hanno preso la Cutter? Io. Io. Poi è strano, però tanto per avercela. Quella tanto per avercela, perché comunque $49 Warbound, cioè nell'ET, e da lì parti per fare qualcosa, sì. Sì, no, ma no. Però bene, questo server siamo in 6. Siamo in 6, perfetto. Ottimo, vuol dire che stiamo entrando tutti lì, spero. Spera. Sì. Se ce va a entrare. Sono in 80 fps nei trenini, pareva strano. 18. Niente, 30.000 no, ce l'abbiamo fatta. Quindi non ce l'abbiamo fatta. Buonasera, Sedentary Sea. Okay, mare sedentario. Buonasera, benvenuto. Fuori. Tutti fuori e ci riproviamo. Dai. Joinate da noi. Chiudete il launcher. Joina da loro, sì, bravo. Siamo in 6, ci mancherebbe. Sì. Appena aperto la fiera. Aspetta, sì. No, va. Quando sei arrivato il 30.018 devi uscire, chiudere il launcher e rientrare. Ah, ok. Perché è come un 30.000. Okay. Anche il 30.018, so, dici. Come un 30.000, ma fa meno male. È come un 30.000 ma 18. Non lanci sta season dal 2014, però. Sei andato in giro a fare flame sotto? No, vero? Immagino. Ciao Valentoni. Siete pronto per sabato? Are you ready? Get ready. Viene su una novità rappresentativa alle ZA su Valente.
trattaci bene. Tu eri un ex del ZA, ricordalo sempre. Ricordalo, Valente. Allora, a buon intenditore, poche parole. Vai. Ci si è, io sto rilanciando mo. Anch'io. Asher da luce verde. Io sto al menu. Ho entrato nel menu. Perché non ti vedo più, ci Adam? Sono. Ci sono. Sono al menu. Eh? Perché non ti vedo più, Adam? Menu. Non mi vedi dove? Non eri dentro prima? Io ci sono. Ma dove? Ragazzi, silenziate un attimo, sentite soltanto i green. Chi c'è? Ecco. Allora, io ci sono adesso. Vai. Ok, allora. Gli amici, figa, boh. Io ci sono. Blue Sky Lady. Mamma pure. Ok. Lancio. Sì. Story. Entri da loro, allora? Sì. Conflitto di interessi. Potevi fare le due cariche. Non potevi assorbire a servire due cariche. E vediamo un po' che dice. C'è un cane che piange. Salutiamo Morgana. Cosa hai sentito? È Morgana. Ah, è Morgana. Morgana. Ciao Morganuccio, come sta, patata? Si è tolta la febbre ed è diventata di nuovo scassa, cazzo. Ecco qua. Benvenuto. Vabbè, sono ragazzi, sono bambini. Peggio di Ciccio Gamer, insomma. Perché Ciccio Gamer? Sì. Non paga le tasse, esatto. Di euro di... Abbiamo capito tutto. Grazie. Ok, no, mi arrivano messaggi. Ero allora, insomma, perché Ciccio Gamer si era dimenticato di pagare. Per me non sapeva che doveva pagarle, che ne so. No, non lo vedi come gioca John, perché John sta ancora scaricando. Ma non era il fratello di Ciccio Gamer che è stato bannato? No, questo non è questione del ban, questa è stata proprio roba d'agenzia delle entrate. Evasione, da quello che ho letto, e poi mi è arrivata sta notizia così, ma poi devo anche capire perché mi è arrivata sta notizia. Domani mi dimentico di pagare la tassa della spazzatura, a te te dormono nel pianerotto, lo lascio. Niente? Invalid Invalid. Si muove il B-Win. Dovete avere un po' di pazienza, perché è appena partito l'evento alle 17:15, cioè per l'evento hanno appena aperto la fiera della Aegis, quindi probabilmente ci sarà una fracca di gente tutta insieme, quindi o sti cazzo le server di Amazon ci danno la possibilità di crearsi alla bisogna, quando siamo in 20 entra, cioè non mi devi dare le priorità come se fossimo in due, dammi un server, se deve accendere un server nuovo per noi. E poi regolarsi, anche perché fai server da 100 poi non riusciamo a entrare in 20, fa un po'. Sì, ma quello è un problema di Amazon proprio, eh? Sì. Ricordiamo le belle figure fatte con New World e lo Stark, in cui c'erano le code di ore e ore e ore per entrare, perché server Amazon non gli è bastata la prima volta, dovevano fare ripetita Juvent con la seconda volta che fece, sbagliando si impara, però mi pare che Ah, dice Robocop sta entrando da solo e non entra lo stesso. Per me hanno rilasciato in ritardo, allora. Sì. Non vedrai che stanno a rilasciamo. Voglio i server privati, ve lo pago. Ma che cosa? Sì, paghiamo un'altra cosa, vale? Sì, cazzo. Paghiamo un'altra cosa pure, no? Tanto. Madonna. Che poi è domenica, quindi figurate. Mezza roba ci sta sopra, perché con il free fly
col free fly, mezzo, la fiera, la domenica di mezzo. Una combinazione pericolosa. Ti sento basso, mamma. C'ho il microfono un po' lontano. Ah, adesso sento bene. Okay. Adesso sento bene. Oh, Steam Started dice, vediamo. Prima o poi tanto entriamo, non è che può... Che può fare tanti scherzi. Andassero nei server asiatici, cinesi. Dici che pure loro stanno in quelli europei? No, che per ora mi sa che... Beh, House potrebbero andare, visto che comunque la zona geografica su per giù è più vicina a loro quella. Con quel bel ping dei 255. Però a me mi è servito tante volte per fare i video, perché la notte andavi lì, non c'era nessuno, e il ping scendeva un po' e tu potevi registrare. Devono uscire fuori due video, uno sulla cutter e uno sulla Corsair. Abbiate pazienza che poi arrivano. Intanto. Quello della cutter dura 30 secondi. Sì, praticamente. Penso che l'avete già visto nell'ISC l'ultimo, quello della cutter, hanno fatto vedere tutto quello che ce l'avete su qua nave. Che poi ho provato a metterci l'STV dentro. No, che cosa il gioco? Ma sedentari sì, è un amico tuo, John? Sì. Allora, scusatemi, ero andato via. Che... No, figurati, io mi sono unito alla live perché mi ha invitato John. Bravo, è un simulatore di schermo di loading. Comunque sì. Per il momento sì. Fai il punto esclamativo Star Citizen. E in grosso modo prova a scrivere quello nella chat. Ti chiamerò sì, perché sei troppo lungo. O SS. No, SS no. No, no. SS no. Sedenta. Alle poker è entrato adesso, da solo o in gruppo? Si è la cutter, tutta la cutter, l'accensione della cutter sta all'ISC, tutta. Più di quello. Ah, sei solo Porello, è con noi. Ma anch'io prima quando ero entrato a fare la Black Kite sono entrato velocemente, però peccato che poi mi sono trovato la security che ha distrutto la reclaimer mentre ci stavo dentro, ma vabbè. Aia. Senti, Asher, secondo te quando tornerà disponibile l'8.90? L'8.90? C'erano le wave, però non mi ricordo. Perché sold out. Appena iniziato l'evento Origin, io stavo lì, sold out. Sì. Hai solo un modo per prenderlo. Pacchetto completo lì. Con sto cazzo. Aspetta, diciamoglielo. Oddio, la Pioneer c'è, in un pacchetto con la Pioneer c'è? È il Legatus? O il Praetorian? È il Praetorian anche. Allora, tocca dirlo a... Beh, se fa un bel melting, è Eppord. No, Eppi ha detto non lo vuole più la... Sì, la volpa all'uva, sì, vabbè, la volpa all'uva. Stava a Sandir, scusate ragazzi. Stava a Fangur qui. In the frattemp vi dico una cosa. Torno immediatamente perché mi sono scordato l'acqua. Arrivo subito. Sta vedendo via e si entra. E vi metto questo. Eccolo. Però non siamo entrati qua. Arrivo qua. Niente. stand by. Ma Harlock e Adam stanno sempre dentro? Sì. E noi stiamo entrando da loro? Dice. Andiamo a provare. 10 persone, vedo. Però vede strano che da voi ci sia solo 10 persone. Harlock e basta. Se no bisognerebbe entrare a gruppetti più piccoli. No, tanto poi entriamo in server diversi. Provate a entrare uno a uno. No, cioè fare gruppi più piccoli ed entrare a mano a mano. Fate entrare lo zio da solo, 30, poi noi andiamo 30, su quello dello di zio. Sì, stavo dicendo esattamente lo stesso, Sliver. Grande. Vedo che ci siamo, capite subito. No, 3018. Allora ragazzi, entro io e poi vi tiro dentro e piano piano entrate pure voi. Mm-hmm. Provo a entrare io, aspetta perché... Vai. Io intanto rilancio il tutto.
Io vado su quello, intanto vado su quello, impossibile, provo ad andare su quello dove sta, dove stanno Harlock e Adam. No, io non entrerei su quel server perché se sono in pochi e mi sa che è un server che è esatto. Malato. È un server malato. 30.000. Prima o poi magari devo regalo, che ne sai? Tanto ce ne ho già 3 da regalare. Ciao Gale! Ma Gale, Galeazzi, Andrea Galeazzi, grandissimo! Ciao Gale! No, scherzo. Gale o Gale? Ci sta. È parente di Megan, per caso? Se fosse parente di Megan... vabbè, oddio, adesso non lo so, Non, secondo me... Però... Anche adesso. Sono 26 sul server di Adam, Cosa? Dice Robocop che siete 26 sul server tuo. Io qua ne conto 10, 1, 2, 3, 4... 10 ne conto. Forse stanno entrando quelli. Io entro, aspetta. Probabilmente. Prova a entrare tu da solo, zio. Funziona, entriamo uno alla volta. Buttami fuori, però. Entra per i... Io intanto entro. Buttami fuori al gruppo. Intanto esco dal gruppo. Sbandalo il gruppo. Sbandi il gruppo e si fa prima. Ma te, zio, stai tentando di entrare da Jason? No. Dallo... sì, ora non mi fa vedere neanche gli online. Eccoli. Cioè, stai entrando da... Adam, sì. No. Niente, per i cavoli tua. Ok, vado. Vai. E provo. Server full. Da me? Eccellente. Sì. Dai. Sì. Cioè, come hai detto, vai, ho guardato. Server full, subito. Sono ingombrante. Prova ad entrare da Harlock. Harlock, sono 26, raga. 13 mo. No, sta decadendo quel server, ragazzi. Mi sa che Adam e Harlock uscite dalla limite. Beh, io sono in Quantum, la vedo un po' dura. Anch'io sono in Quantum. E in Quantum siete? Esci dal Quantum e vai al menu. Bello, ma se fanno esplodere la nave non fanno prima? Ma fa cosa? Uscire dal Quantum. A morire? No. Sì, ma muoiono. Con Alt F4 è ancora più rapido. Sì, non mi dite Alt F4 che se poi lo faccio quando ci sta la live casca e poi me la prendo con Twitch. Scrivi in un chat PTU 3.18. Io sono dentro, vedi? Open. Funziona ancora? Esatto, quel trucchetto. Niente, sì, stai server full. Server full. Allora. Tanto, l'importante è che sei entrato. Io sono entrato al primo commento, it's a bug. È strano. Ok, vabbè. A questo punto torno al menu. Io provo a entrare nel server di Adam e vediamo che succede. No, non lo fa. Bravo. Torno al menu. Eccolo Nico. Ciao, sto tornando Nico. Al menu per ciao, provare Nico. A rientrare con loro, Ciao Nico. Allora, raga, tutti al menu, proviamo il vecchio sistema 3-2-1. No, non ci conviene. Ci sparpaglierà e quelli che rimangono dentro un server insieme. 120 fps, cosa volete di più, ragazzi? Segreto. No. Commenti se sei solo te. Però poi senza parti è difficile capire se stiamo. Cioè, difficile. Beh, no, guardi la lista. Te guardi un attimo la lista. Sì, quello sì. Certo, vatti a guardare la lista su 20 persone, fa un po' te. questo c'è, te devi ricordare bene o male chi siamo. Vabbè, tanto dobbiamo trovare te, perché poi dobbiamo giocare te. Mi sento un po' come il Santo Graal. Allora, che dici? Io provo a entrare a Sliver. Sentite adesso. Facciamo un gruppo piccolo, io e te. Ok? E io e te proviamo a entrare da Adam. Perché fa 120 fps e mi fa rosica. 12 sotto da Adam. Questo sta a cascare. Proviamo, dai, proviamo. Secondo me è pericoloso. Vabbè, capirai, più pericoloso di star menu. Che cazzo. Allora, io mi aggancio a voi, Faccio entrare prima. Invalidating all terrain. Game mode vi ha dato un server nuovo. Top. 17 di 110 su di te. Ottimo. Quindi... No, era quello di Adam. Era quello di Adam. 12, no. Sì. 12, 3, noi siamo 3, 15 abbiamo fatti io, Sliver e Asher.
Anch'io sto giocando. Vediamo. Ciao Orco. Basta, sempre bene, bene. Arlo. Combo Corsair Cutter 9-9 a formare trio Drake con la Gatlas, dai. Vabbè, quella Cutter, io diciamo che c'è la Gatlas, io farei subito un upgrade a qualche altra cosa, visto che pure LT me la terrei come una bella nave starter LT, più di quello ne è. Cioè, chi non ha una Gatlas può avviare, ma tendenzialmente se c'è la Gatlas, ve lo dico da 6 anni proprio, la Cutter non ti serve, giusto la fai macerare un po', ci giochi un pochettino, ma poi sfido chi ha anche altre navi a tornare a prendersi la Cutter per qualche motivo specifico. Mo ammazza tutti quelli che volevano la Cutter, guarda. Vabbè, l'ho presa, ma solo per far passaggio poi subito. Ragà, io vi dico soltanto, statevi buoni perché manca ancora... C'è una sorpresa, una nave a sorpresa Anvil e poi manca il turno della RSI, eh? Mm. River, lo dici tu o lo dico io? Purtroppo tremo al pensiero. Anch'io. Soprattutto della RSI. Il portafoglio tremo, esatto. Musashi, niente. Nave nuova? Musashi, niente. No, no, mi scrivo. Nulla. Mi sa che qua riusciamo a entrare, forse. Pubblicano la persona? No. Sì, forse sì. Si è mosso qualcosa. Sì. Sì. Io, tu che ce le hai tra la Valiant e la Gladius normale? Gladius normale tutta la vita, perché ho visto che la Valiant è un po' più lenta, a parte che è lenta, ma non mi piace l'armamento, a me piace più quello della Gladius ma normale. Ma perché no, tutto perché c'è la nave che rampeggia adesso fuori alle 4 frecce, c'è la nave con le 4 frecce. Ma sapete se la Gladius pirate c'è rampeggianti le Corsair, che voi sappiate. Entra nei 120 sì. mesi di assicurazione. Non c'è, bella. Io non la vedo. Tu se ce l'hai sbloccata dovresti vederla. Se la vedi faccio un bel CCU. Boh, io ho la nave con i lampeggianti rossi, non l'ho mai vista. Un cane brutti ricordi. No, secondo me sto server è malato, zio. Sì, io sono d'accordo con Sliver. Cioè, è inutile provare. Loro stanno dentro finché lascerei andare a New Babbage e poi slogare. Provare a entrare qua no. Cioè, ti si pianta sempre. Sì, che malfidente. Non è malfidente. Sono... Mezz'ora no, che stiamo provando a entrare su quel server. Continua a bloccarsi, quindi. Rilancio. Ciao. Io faccio un bel quit. Crashasse quel server, così ce lo togliamo dalle scatole. Ciao Phantom. Axel. Crashasse quel server. Phantom Axel. Mi sa che la prima volta ti ho nominato giusto. Axel. Perché mi risento? Mi sa che la prima volta ti ho nominato giusto. Perché c'è una persona l'aria? Permalosa. Sì, dipende. Probabilmente stai in un server un po' così. Non ha caricato bene gli shader. Esci, quitti e riavvii. Dai, COD che carica lì. Mamma mia, che palle. È una cosa incredibile. Ma poi l'ho installato. Primo giorno, avvio, rilascio, pum, parte. 24 giga di aggiornamento. Ma come l'ho fatto? Che bello. L'ho prescaricato. Ma che cazzo. Poi lo saresti alle poker. Io mi sa che vengo da te alle poker. Guarda, server full alle poker. Porca loca. No, perché mi fai tornare indietro? Immagino che col party abbiate già provato e non funzionava. Zio, no. Fa un gruppetto di 3-4 persone. Ho fatto noi due. Aspetta, se non riusciamo a entrare noi due, è inutile. Hai giocato qualcuno? O hai fatto no. Fresh poker. Start. Aspetta, voi due chi? Io e Sliver. Che era ancora a menù, però che era ancora a menù, appunto, è quella medica. Allora, io ho una proposta, credo. Asia, allora, io tutti su Elite. Allora, entriamo tutti per i cavoli nostri. Quello che becca il server con meno gente sì. lo dice, e tutti quanti entrano là. Perfetto. Che nel frattempo si sarà riempito. No, vabbè, se becchi come quello prima di Adam, magari sarà, magari era fresco invece che si stava chiudendo. Ma sta a 11. Adesso no, 11, no, quello è morto col server.
Vabbè, allora, ognuno per sé? Proviamo. Vai. Punto. Tanto vale provare. Ma io atterro a Port Wrestler e poi slogo. Sto per andare a joinare quello dello zio, vediamo. Lo zio, aspetta, fatemi entrare prima perché sto ancora invalidating. Pure me, sì. Vabbè, calcola che io volevo partire alle 5 e mezza, poi ho detto partiamo alle 5, l'orario proprio della fiera, così tempo giusto che mettete bene, gli diamo un po' di tempo, si sta avverando, quindi magari adesso alle 5 e mezza riusciamo a entrare, perché mezz'ora di macerazione, di assorbimento delle caratteristiche. Io sto entrando. Quello dello zio 106 su 110. Sì, sono tutti più o meno su quella misura, anche quel di Robocop e Liam. Liver 104. Lui sta con me. Io. Wow. Che? Sì. Manca Port Wrestler. Dovrebbe essere quella medica, però non mi fido tanto perché mi hanno scritto di una sorpresa. Quella medica bene o male l'avevamo snocciolata, l'avevamo un po' spoilerata. Se era stata un po' spoilerata, mo. Vabbè. Ale. Ciao, sono tutti Barabba. Pieni gli altri. Ti è arrivato il messaggino, Adam? No. Ma io quello più che quella c'ho paura di quella RSI. Sono esploso perché sì. Aspetta, tu dove eri bindato spazioporto, Adam? Arcorp. Ah, ecco perché. Qui noi siamo bene o male, credo, tutti bindati su New Babbage, eh? Sì. Ecco. Stavo per atterrare a Port Wrestler, ma gioco ho detto no. Grazie Robbo. Mamma mia, mo cominci. Non lo svegliate. Io sono entrato, però non so quanta gente poi c'è perché non me lo dice. Grazie per i cinque abbonamenti regalati alla community. Asher Khan, siete 109 su 110. Ottimo. Da me. Devon 109, Jason 109, Ozio 109. 109. No, io c'ho come l'idea 109. Che si entra solo da soli. E poi singolarmente bisogna, come diceva Jason, Nirvana, come 108. Stavo provando a fare con Sliver. Vediamo se riesce ad entrare il mio. Fatto sì, adesso finta. Starei forse. Darlo, che guarda caso non mi fa manco girinare. No, ma io non mi sono staccato. 108. Sta caricando l'entità della torretta. Oh, spawnato. Ma io sono uscito 100... da quel 809. Oddio. Io sto dentro. Io sono dentro. Sono dentro. Siamo anch'io. Siamo in 7 nel lettino. Immagino Orgia, la gangbang. La gangbang sul lettino di New Babbage. Ah, okay. Ragazzi, non esagerate. Anche meno. Grazie io a te non per mi la... alto da... Io non mi alzo dal lettino finché. Ragazzi, state attenti un attimo agli ascensori in queste prime fasi. È la terza volta che mi alzo dal lettino. Vediamo se ce ne sarà una quarta. Può capitare anche che non vada l'ascensore quello degli appartamenti. Non questi tanto quanto quelli dello spazioporto. No, quello che dà gli appartamenti porta alla lobby. No, quello no, nemmeno tanto. Però state lontani comunque. Cliccate e vi allontanate, così. No, visto come vanno i server adesso... Va bene, appena iniziare, vabbè, comunque io sono riuscito a entrare da zio. Bene, mi sa che faccio un salto. Te tu chi sei? Nico e Liam con noi. Sì, sei te questo, Steve? Scendo e sto ancora caricando io proprio dei messaggi di gente teleportata di qua e di là. Ho aspettato 40 secondi ma mi ha rimesso a letto lo stesso. Io è la terza volta che sto sul letto, è la quarta adesso. A me mi ha fatto 3 volte pure a me, poi sono partito. Se adesso ci rivado da sotto dalla lobby potrebbe essere un leggerissimo problema. Questo è nuovo perché si sono rimplodonati tutti gli NPC, raga, quindi potete, se trovate posto entrate qua. A posto. Beh. Ho fatto io get up invece che Z, eccolo! E sono stato su. Aspetta, fammi vedere che c'è dentro qua oggi adesso. Allora siamo in Sliver, eccole qua. Sto ancora caricando, però io e lo zio. Infatti non Mammond fa... pure lui sta arrivando, vorrei essere ancora è tutto nero. Ok, mamma, eccolo, vai to party, ti mando intanto. No, io è tutto nero, ancora non vedo niente, non so perché. Adam, tu sei dentro?
c'è pure Robo. Robocop è dentro. Vedo. C'è Nico pure. Nico. Anche Ian è dentro, Mancino è dentro. Mancino, mi sta mirando tutti. Ho già full. A me da serve full. Idem. Dovete aspettare un secondo che si svuota, ragazzi. Eccolo. Asher è dentro. Eccolo, è dentro. Jason pure. Siamo io quasi sto tutti ancora dentro. Caricando. Però sì, sto entrando. Vai tu parti. Lo sto a fare io l'invito. Vai. Jason, ce lo faccio io l'invito. Mm-hmm. Fammi l'invito anche a me, per favore. Vince, dove stai? Intervito. Io rimango sul lettino per sicurezza. Vabbè, faccio anche tu. Aspetta. Vabbè, ti invito da qua. Server full. Ah, ma sei dentro? No, sono fuori in menu. Ci vediamo all'ospedale. Quelli che stanno dentro mi devono chiedere l'invito perché... Sennò... Grazie, zio. Io ci sono. Eccolo. Io sto entrando. Roba, lo vedo. Anche Blue Sky sta entrando. Hi, ciao. Johnny 95, non credo che è dei nostri. Penso che quelli che arrivano entrano all'ultimo, stanno tutti sotto. Io sono entrato. Devon, te vedo, invito. Blue Sky, eccolo. Preso. Perfetto, quelli che entrano ex novo li mette sotto in coda, perfetto. Ecco, oh, l'ho mandato io. A te? Sì. Sono entrato no. Pure io, manda, appena mi vedi dentro, manda. Ok. Quello ancora non lo vedo. No, ho perso la mitraglietta appena comprata. Oh. Ok, Blue Sky in game. Ok. Sei entrato? Ecco. Okay. Sì. A posto. Adam c'è, Mancino c'è, ci siamo tutti. Io bravo a uscire al menù. Però non vive... Ah sì, adesso sì. Vediamo sotto se entra Nirvana. Eccolo. No, stava sbagliando. Eccolo. Preso Nirva? Sì, preso. Top. Ok, io comincio. Oh, okay, già vedo con cui c'è qualcuno. Robo già sta laggiù. Pace sta arrivando. Sì, sto arrivando. Notate la grandissima eleganza con la quale mi approccio, vero? E volete anche la giacca? Jason si è messo la jumpsuit nuova che però non gli manca tutte le texture. No, io la vedo giusta. No, è sbagliata. La bianca e basta. Esatto. Io ci sono, ma non vedo i nomi. Mancano le decorazioni. Sì. Io ci sei, te ci sei, ma sei nel gruppo? Chi? Blu? Blue Sky? Sì, penso di sì. Sei questo qui, no, con lo zainetto? Vediamo. Sì, esatto, okay. Sono io. Vabbè, non disbandiamo il gruppo, però tu seguici. Guarda, ok, perché non lo vedo neanche io. No, nemmeno io lo vedo. Tutti gli altri sì. Se no rischiamo. No, ma Blue Sky non sta nel gruppo, eh. Sì. No. Non è il gruppo. Come no. Però non il messaggio a schermo, devi... Quando ti viene fuori quella specie di simbolino devi accettare senza aspettare che esca il testo. Perché ha fatto così anche a me. Se no va in pending e lo vedi. Arlock, eccolo. Strano che vada così bene. In pending, non ho nulla. Te lo rimando un'altra volta. Prova adesso. Non dico niente. Parentesi di aperta. Sinistra, fai subito la parentesi. Ok, perfetto, grazie. Prego. È entrato. Ok, sono riuscito a entrare. Stavo dura. Diciamo che la Global è un po' ballerina, la Global Chat. Dio, che mi rinvii al party, per favore. Sì. Ciao, Mamo. Ciao. Tra l'altro. È un po' che non ti sentivo. Ciao a tutti. Ciao, Wong. Ok. Io ho messo il terzo modello, vedi. Forse è più figo.
È caruccia anche questa. Sì, 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 però questa è più silone. Ignazio. Tra l'altro credo che la maschera alla mandibola rossa ci stia benissimo con l'armatura rossa. Te lo dico subito, guarda, ce n'ho una proprio qui. Luttata nel box. Ragazzi, prima regola, non sprintiamo perché in queste condizioni di server non conviene. Quindi la corsa normale, massimo rotella. Bene. Ci vediamo al treno, sta già qui. Sì, sta benino, peccato che i LED sono gialli invece che rossi. Sì, ho notato anch'io. Solo... Dove vai, Jason? Il treno? Treno? No, fagli... Ingegneri! Mi stavo andando allo spazioporto, figurate. Appunto. Ma che siamo tanti. Ignazio, la russa. Grazie. Oddio, lo capitamo. Vai. Che bellina Nirvana. Lo ski pass, Jason, l'hai fatto? Certo. Dove stanno? Lo snowboard, sci, dov'è? Capsule now approaching station. Qui c'è uno che va a girare un mutande. Ehi, non si vergogna. No. Ma quello si è fermato, ha trasalito quando ci ha visto quanto eravamo. Ok. Andiamo, ciurma. Allora, ora discorso è, vogliamo vedere subito Aegis e poi facciamo Origin? Oh, sì, no, sì. Facciamo... Perché Sliver è andato via? Perché sono al menu. No! Crash? Ah, non entrava, vedevo i messaggi dei giocatori, ma non era ancora il load. Nico, che ci devo fare con sto pico io? Nico Pico. Qui c'è un Nico Pico. Gli sci... Sì, ma eravamo per Jason. Sono per Jason, eh? Vagliela dare, vai. Jason. Comunque sta meglio la mandible con... insomma, se fosse... Vero. Ma anche se fossero rossi i LED, ci sarebbe proprio... Sì. Sarebbe la tua. Ecco come perdere i Pico the Penguin. Jason, c'hai una maglietta che leggermente brilla dentro. Che è dei Lakers. Ciao, Fabermastro. Ben arrivato. Eccoci, ci siamo. Olè. Non si sprinta. Non spingete. Ah, volevo che se eravate usciti tutti perché. Chi è rimasto fuori di tutti quel gruppo che siamo su Discord? Sliver. E basta? Sì. Io sto sul treno. Mamo sta arrivando. Come Natale, Mamo sta arrivando. Mamo sta arrivando. E il demon non so dove sia, che è a 15 km. Sì, sto allo spazioporto. Hai sbagliato treno? No, stavo su a Tresla. Ah. Reduce da prigione. Ah già, perché voi non sapete che l'altra sera, quando ho finito la live, noi abbiamo continuato. A un certo punto sono entrati due player, noi stavamo dentro un avamposto che hanno aggredito Nico, l'hanno messo per terra incapacitato. Peccato che dentro l'avamposto eravamo un 5. Siamo usciti fuori e c'è stata proprio un'esecuzione sommaria. Sommario. Un regolamento di conti. Praticamente. Io e Devon praticamente abbiamo fatto una strage. E anche Nico, perché... Vennero, come dire, sarebbe proprio il caso, in quel caso, di dirgli... No, vedemmo, più palla di farla. Vennero, sì. Unica cosa scomoda di questa undersuite è che non ci puoi mettere i fucili. Ok, sono entrato, se mi eri invitato. Ci puoi mettere la pistola, ma non ci puoi mettere i fucili. È come tutte le undersuite. No, nelle altre undersuite il fucile dietro te lo mette. Almeno uno te lo mette, sì. Sì. Invece questa no, niente. Ma io tra l'altro non ce l'ho, non ho capito perché non ce l'ho, sono subscriber. Ok. Almeno io me la ritrovo. Chi è che mi chiama? Io gli attacco. Mi stanno una marea di inviti tutti in... tutti accumulati stanno arrivando. Tutti invite sent. Okay.
e tutti i new member join. Con calma, sono entrati tutti nel frattempo, piano piano mi arrivano i messaggi che sono entrati. Vabbè. Però visto, dai, 5 e mezzo, hanno fatto un pelo di ritardo, quindi dovevamo partire magari alle 18. L'orario... Asher, di questo cosa ne Mancino pensi? Mancino dove sta? Dove sei? Ecco. Perché? No, volevo vedere come è rivestito. Perché? Questo anche ci sta benino. Sì. Casual. Ci sta? Il giacchetto io lo leverei perché così sembri molto Capitano Kirk. Ci sta, ci sta. Sta. Almeno il colore è combacia. Il colore è quello. Sì. Ci sta. Ci sta, ci sta. Sì. Ti dirò di però più. A me è rossa così, però continua a non avrei messo i capelli biondastri, castani biondastri, con un taglio un po' più militare. Eri perfettamente il Capitano Kirk. Ok, raga, cominciamo a sparpagliarsi. Io mi vado a prendere subito... Sparpagliarci. Origin o... Origin. Ciao Dieguito, e grazie per i 14 mesi. Angolo in fondo a destra. Io mi ci metto. Allo Zenith Hall. Zenith Hall. Salve lei, uomo nudo. Aspettiamo gli altri. Ok. Siamo allo Zenith Hall di New Babbage, alla fiera Intergalactic Aerospace Expo 1952. Questo è il padiglione relativo alla Origin, Wong? No, in realtà mi sa che siamo sbarcati alla Aegis, sa? Lo Zenith dava la... Sì, ma mi sa che siccome quello che era lì dentro ha chiamato l'ascensore... L'ascensore si è fermato qua, infatti vedi lì c'è l'Eclipse e da qui si vede la Regramer. E però c'è Robocop lassù, vedi? Che ci aspetta. Robocop, andiamo alla Origin. Infatti Apex Hall, fanculo, non ci avevo fatto caso. Ma Robocop non sta in Discord, quindi... No. Perché noi siamo per l'Apex Hall? Me sta giocando dalla volante. Ciao Jason. Yeah. Entrate. Entrate o uscite? Io sono entrato. Ecco, okay. Si teletrasporta, non ci fa caso. Dai, che qua stanno tutti fermi ad aspettare noi. Minimo. Figurati. Poi ce ne stanno anche altri per... È andata meglio, quindi? Quella standard è quella che non ti... Puoi usare Alpha Wack. Con la versione Warbond la compri con soldi veri. Ho problemi di tosse, dici. Passo in mezzo. Hai visto? Ha detto problemi di tosse, ha tossito anche Asher. Vabbè, capito. Ti piace vincere facile, l'8,90 ci metti così. Ok. Babbo morto, così. Buttai via. Vedi una cosa. Mi tocca ancora non è gialla. Mannaggiami quando... Vabbè, però la posso riprendere by back volendo. Io ci metterò un po' col catamarano ad arrivare, però. Siete tutti lì, vero? Mm-hmm. Io anche devo ci mettere un po'. Vediamo se mi dà il renting. L'8,90 è l'unica nave disponibile che avevo, mannaggia. Lo fa, non lo fa. Sì, me l'ha rentata. Funziona a renta, raga. Sentilo, robo. In VoIP, già in server. Sì, ma lui era giù all'altro stand. Mamma mia, quanto è diventata brutta sto casco con l'occhio lì che non c'era, ti ricordi? C'era solo questo qui esterno, ma quello dentro non si vedeva. Beh, madonna, Elephant Man, sai che sembri? Vediamo se... Slotti col casco. Davvero? È incredibile. Sì. Ti dico che sì. A voglia. Slotti col casco, sì. Guardalo. Marca. Ale, dove stai? Ti siamo passati davanti. Via qua. Guarda, mi metto qua. Così ti aggiungo al gruppo da qui. Mi metto qui. So quello vestito bene. Quello più elegante. Con la giacca... Con la cravattina. Che cazzo?
Ma che? È volato in aria un NPC, credo. Non siamo passati da Red Bull. Già è fatto. Sto saltando, sei questo? Sei questo? Salta, 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 Simpailar. Salta. Sei te. Fermate. Stiamo invitando. Fermate. Fermate. Allora. T'ho invitato. L'invite, il mio invito è sentato. Se lo accetti, te vedemmo. Ma sta musica? Che bella questa nave. È oh. Sentato. 890? Eh beh. No, la corsa. La? La corsa, eh. Ah, vabbè. No, vabbè. Scusate, sono un po' in delay, io arrivo un po' dopo. Vabbè, Harlock, per forza ti devi piacere. Foto sotto la 890. Da quando è uscito il concept mi sono innamorato di questa nave. Leggero lag tra video e game. Mi è scappato, no, SC. Questo non mi concentra niente. No, c'entra niente? No. E c'è il foil attivo. Sì, poi questo è nero, sì. Ok, no, dopo l'890 intanto dobbiamo già guardare quello che c'è, vabbè. Corni doppio. Curioso di vedere la 300, una... Ancora? Sì, perché mi sa che hai attivato il VoIP col microfono aperto. Ora non più. Okay. A posto ora? O di a nuovo? Posto, sì. No, a posto. Si sarà bloccato. Sì, ce ne sono parecchie, ne puoi pure noleggiare tutte quelle che vedi. Jason sta qui, diamo un Jason. 125A. Se solo la noleggiassi. Perché non la noleggi? No, ha dato il rufo. Non fa nulla. Riprova, perché a me la 890 me l'ha data. Sì, qua è il mio babbage. Ma sì, vediamo se funziona a me. Quale stai a noleggiare? Medici. Sì, a te. Vai. Noleggio tutte io. La 100i. La 100i c'ha la sì. Cabrio. No. La vedo giusto. Mamma. No, nel senso che puoi uscire dal tettino. Ah, sì? Il cabriolet. Sì, due volte l'ho fatto, adesso la terza volta non me lo fa fare. Non ti buggare così a merda, perché poi rimani buggato. A Nico rimani buggato tutta la sera. Pokero io ho da aggiungerlo come vero. Amico. Vai, chi? Aggiunto Pokero. A Pokero. Dove sta Pokero? Pokero, ragazzi. Il gruppo come noi. Eccolo. Però se gli ho mandato la richiesta, se la via. E qua invece, dunque, qui le serie... 125, 135. Scusami, ma io devo capire una cosa. No. Con l'elevetto. Allora, fammi vedere se funziona. Dipende quello che ci vorrei fare, che vorrei fare, boh. Se vuoi una nave più grande, se vuoi un caccia, dipende. No, più che altro è che ieri ho provato a fare con la Corsair qualche taglia, no? Mm-hmm. E cioè il problema è che comunque è lenta, cioè se vai a fare le bounty, lenta anche di manovra, velocità. Sì.
se vai giusto, a fare le bounty di basso livello con quella è un po' più difficile che non le pigli, te le prendi ma non è facilissimo. Ma upgradata migliora un po'? No, no. Il problema è che se metti le fixed è peggio perché non è per niente manovrabile in atmosfera, a meno che non lavori tanto col booster. Cioè quella diventa buona quando c'hai, quando hai full crew, perché comunque hai le torrette che ti coprono. Diventi una bestia. Esatto. E poi contro navi un pochino più grosse che comunque gli spari addosso con le fixe, degli spari addosso 4-6-5, 2-6-4, quindi un po' di male. La di tre corsair così buttano giù. Sì, ma un caccia leggero in mano a un player è difficile che lo prendi. Ciao, velato. No, caccia leggero tira giù, capace che ti gira, ti tira giù tutti e tre. Sì. No, quello, quello tutti e tre no. Forse no, però danni ne fa. Quello no. Se sei c'hai torrettisti, ti difendi. Se c'hai tutto o quasi balistico, ti difendi perché punti tutto sugli scudi e quindi gli scudi bene o male si rigenerano. Ciao, Robby. Ah, beh, sì, è vero. Pure. Benvenuto. C'è un 85x qua sotto. L'M50, vabbè, madonna, nel sul serio, nella parte... No. Ok, mi sono... Nella parte olografica ci stanno ancora una volta il G12 e l'X1. Mi sono fatto tantissimo malissimo. Origin male comunque. Qualcuno c'ha una pennetta da spararmi in corpo? Io ce l'ho, aspetta. Arrivo. Ti posso finire per pietà. No, ce l'ho anch'io. Dove sei? Chi sei? Sono Asher. Sono davanti all'8.90. Arrivo. È normale, però. È più anche a seconda delle luci che scatta. Anche gli FPS si risentono molto delle luci. Negli ambienti dove ci sta molta roba e molta gente. Sta X1, io penso che l'ho preso nel 2017, sperando ancora che lì. Ancora sta là. C'è già il pigiamino dell'ospedale, sei morto, mi sa. Ma io aveva detto vabbè. No, non l'ho fatto in tempo. Ma un cannone Covenant. No, sono arrivato a un metro, avevi già il pigiamino. E mi dava un'ora e mezzo per attendere. Mm. Vabbè. Io direi che dopo che abbiamo visto tutto questo, andiamo a vedere le navi salienti. In gioco, quindi ce ne andiamo. Se da sono qua scendenti, vabbè, ecco. E io nel frattempo sono ancora in quantum. Ma con che stai a venire? Con l'8.90? Con l'8.90. Ah, vabbè, Dark Orb. Penso per 8 e mezzo arrivi. 2 milioni mancano. E nell'altra sala non vuoi andare? Quale altra sala? C'è la 4. La 2-3. C'è la sotto, ci sono 85X e la M50. No, no, non quelle della non origin. Sono cioè, chiuse, certo, è ovvio che faccio. No, io dicevo dopo, visto tutto questo, usciamo. Ah, era implicito. Faccio, vengo qui oggi, all'apertura della fiera, vi vedo intanto quella che non ho potuto vedere ieri, e poi non vedo quella di oggi, sono pazzo. Sono un pazzo, fottuto. Ma sicuro è stata roba col Tressler, perché sono già... Allora, fammi vedere un attimo una cosa qua, dove sei tutti qui? Hai preso roba da bere? Sì. Nel dopo, oh, 400, 315, vabbè. Andiamo alla Zenith Hall 2. Lo facciamo vedere anche per completezza. Sì, a voglia se ne vale la pena. Beh, dipende, devi vedere quali, perché a me per dirti 3 su 4, 2 su 4 me l'ha fatta rentare. Non la fate noleggiare, Robocop, non fare così, vieni con noi. Non fare quella faccia, Robocop. Ti viene, non essere triste, che diventi brutto. Vieni a giocare con noi. Non essere triste, diventi brutto. Facciamo jogging? Joggingiamo, stiamo già joggingiando. Qualcuno mi sa spiegare il motto di questo Expo? The War at Home? Sì. Perché la Drake sono quelli che sono guerra fondai. E che stanno sul culo
alla... L'ho spiegata male, però sì. A tutte le altre. Perché la Drake non ha contratti con la... con l'UE. Con l'UE, per vari motivi, e loro però dicono, se ti vuoi difendere non devi affidarti all'UE, ma armati da solo. Loro fanno navi, diciamo, più spartane, a basso costo, e sono preferite più dalla, dai pirati. In realtà pirati, dalla non milizia, è che loro sì. si fanno navi per i pirati, fanno questo tipo di navi, siccome sono il costo che è inferiore rispetto a tanti altri marchi, che sono tutti, diciamo, appaltati alla, all'UE. Io sono cresciato bellamente. Bellissimo. E questo scuolo martello di nave, sostanza, cosa rappresenta per i pirati? Quale scuolo martello? L'Amered? Centro, sì. No, la 400 dice. Ah. Ci vedi uno scuolo martello? Ma questo qui? È un Origin, eh? Non è Drake. Stavamo facendo un discorso sulla Drake, che è lo sponsor di quest'anno. Ora quello che stiamo vedendo è, la, no. È lo stand della, dell'Origin. No, Dandy, guarda, adesso sta pure in free fly. Fino al 30. Lo puoi anche provare. Puoi scaricarlo, lo provi, vedi se ti gira e hai l'accesso al gioco. Puoi provare tutte queste navi. Puoi provare tutte le navi che vedi qua. Sì. Devi solo creare un account. Sì, creare un account, utilizzare il mio referral che sta qui sotto nella pagina, oppure magari usando punto esclamativo referral qui. Lo trovi, ti ritrovi 5.000 alpha whack che ti possono essere utili per noleggiare, comprare armi, eccetera, eccetera. In più. Oh, vediamo un po' questa. 25. Ah, questa volevo vedere. La voglio vedere bene bene dentro, perché voglio vedere quando cambia la 300 i negli interni. Con la 350? Sì. 300? No, la 300... Chi cambia gli interni è la 350. Sicuro? Che io mi ricordavo che era la 300. Sì, sì. No, oh, la 300, anche... 300, 325, 315 hanno più o meno gli stessi interni. La 350 è quella con gli interni diversi. No, io dico, parlo del... Stanno modificando degli interni anche della 300. Non so se entra il 18. No, della 600 mi sembrava. Anche della 300. Cioè, esteticamente fuori è uguale. Ecco, io già, infatti, se vedi... Vedi un po' qua. Aspetta, che devo tornare perché sono morto male. Oh, zen. Io tanto che non ci monto sopra, ma non mi ricordo queste finiture qua. Ma io sulla 300 non c'ero neanche. No, quelle delle 300 sono rimaste uguali. Al momento sono uguali. E poi vediamo le World Cup, perciò mi sa entro il 18. Ma sì. Ma l'avevano detto nel riposo? E più l'interno della 600. Okay. Però c'è un vuoto di memoria che non mi ricordo se è adesso o in 318. Non mi ricordo. Penso sia una cosa da adesso, però. No. 325, 350. Nel caso me la rilento, perché non mi ricordo. Non mi fa rentare. Manca a me. Sopra me l'ha fatto, ma più gente è entrata, probabilmente perché ci stanno dei processi che stanno facendo anche altri. Scusa, yes. Fammi vedere un attimo, perché lo ridispongono. Sta sull'ISC dell'altro ieri? Mi sembrava parlassero della 600, però non solo della. Ma prima cosa? Il perché rework sembra, degli interni sembra... della 300 anche, oltre a quelli della 300. Sì. No, era un discorso che diceva che praticamente, siccome hanno fatto il rework sulla 300 e il lavoro dentro la 890, allora rifaranno la 600 in linea. Ok, allora avevo preso quella parte pensando, perché sentendola un mi po' anche il così. Il discorso fosse quella. Sì. Sì, sì, no, gli interni sono rimasti gli stessi. Non è cambiato niente da come era prima.
anche perché sarebbe già il terzo rework per la 300. Io non mi ricordo che una 350, vabbè, questa perché la 350, la 350 c'è il letto, basta, c'è il letto grosso nel mezzo, sì. Mentre le altre c'hanno l'abitacolo con il bagno, la macchina, cioè, per il caffè e tutto. Anche la 325, no? Sì, uguale. Togli e noleggiato. Ecco, tipo la 325 io l'avrei fatta, però dato che deve essere quella a combattimento, ci avrei messo magari lo spazio per l'armatura invece di metterci la cucina. Sì, in effetti sono un po' troppo camper, combatti stenari con lo stomaco a faccia piena. Cercando di aver fatto la stessa cosa che hai fatto tu. Cioè, sei morto male? Quasi morto male, dice che c'ho un'ora e mezza, ma sei incapacitato. Time to rescue 8 secondi, quindi mi sa che è schiato. Occhio con le paratie, con le collisioni, perché quelle ti ammazzano male. No, credo di aver capito cosa abbia tentato di fare Asher. Sei salito fino in cima? Bravo. No, ancora sta cosa, basta. Sul cordolo? Esatto. Ecco, non il cordolo non ha le collisioni. Esatto. Se sopravvivi ti vengo a rianimare. Ma dove? Sono davanti alla prua dell'890. Ma sul tendone ti sarà piegato? No, sono salito sull'890 sul hangar. No, non è cosa buona. Adesso ho capito cosa faceva Asher. Ragazzi, io sono in time out e vi saluto. Buonasera a tutti. Ciao Maccio. Ciao. Mi piace. Ok ragazzi, possiamo andare a vedere la Aegis, grazie, che è quella di oggi. Certo. Evon, che vuoi? È il 99. Vuoi la cosa? Vuoi questa armatura qua? Ti piace, Evon? Beh, sì. Dorata, però. Devi mandare una richiesta, però. Devi mandare una richiesta alla pagina... la mia pagina Facebook e un messaggio privato, cioè punto esclamativo Discord, e vedi come fare. Robby? Robocop, noi andiamo alla Aegis, vieni con noi? Credo che sia FK, perché se... Eccomi, vi raggiungo. E allora ti conviene che... Se no come fai? Se giochi in un party, che fai? Giochi con noi e basta. Allora aggiungiti con noi e stop. È peggio di me. Discord è per parlare mentre giochiamo. Se una delle due cose non la puoi fare, decide. O se no aspetti. Perché dice, se gioco e parlo con voi, col PC, il mio PC esplode. Allora se una delle due cose esclude l'altra, non si può fare. No, sbagliato. Ok, Apex All, prego. Mamo. Può usare il telefono cellulare, ad esempio, per Discord. Anche. Esatto. Mamma, ma c'è un po' gli auricolari così, sì. Sì. Una voce. Sì. Salve. Effettivamente me ne sono dimenticato, sai. Eccoci. Chi è andato? Penso Mamo. Oh. Io sto... No, è Mancino che... Perché io lo zio da 6 metri, ma... Io colgo l'occasione... No, non stai a 6 metri, sono un vecchio... Sei a 68. No, sì. Non sei aggiornato la posizione. Io colgo l'occasione ancora una volta, siccome è una delle navi che mi piace di più percorrere... Porca puttana! E che apprezzo tantissimo ci sia nelle missioni queste nuove, Black Kite, eccetera, eccetera, è la Reclaimer, una delle navi più belle secondo me da esplorare all'interno, e anche se abbiamo fatto miliardi di volte lo rifacciamo pure qua. Porca puttana, quanto è grosso. Fa troppo alien, fa. È troppo bello. No, ma ora va provato anche il sistema in 318, perché sì, per ora io ho provato la Vulture, però siccome hanno attivato anche le torrettine, io ci faccio le delivery nella 318, bisogna vederla. L'unica cosa è che io voglio che si smuovano a sbloccare la pinza. Sono d'accordo. La pinza, io voglio fare l'operatore della pinza. Per tagliare la pinza romana, la famosa pinza romana. E quindi le stritoli. No,
A me la cosa che lascia sempre a bocca spalancata è l'animazione delle zampe quando ti appoggi delicatamente. Sì. Questa nave è meravigliosa. Se riuscisse a prendere. Eh? Se si riuscisse a prendere, perché era noleggiata. Ah. Non lo so, io quando si parla di questa nave penso sempre che si metta in piedi e inizi a camminare, tipo un mostro robotico gigante. Sì, sì, c'è questo effetto Transformers. Sì. Non sarebbe da qua, guarda. Da dove si entra? Vieni, vieni. Si entra di lato di qua, dove c'è la lucina. Dove c'è la lucina, dove c'è lo zio. Sì, 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 sì. Se no da fondo a fondo che c'è il coso. Centriamo in due, no, esatto, no. Vabbè, uno per uno, in fila. Ciao. Mi metto in fila. Saluto. Grazie. Oh. Aiuto, sono stato un attimo di oh. Te lo rimando giù? Magari non posso, mi si è chiuso. Inutile. Perché io da sotto non riesco. Non devi puntare sopra, perché devi stare all'altezza uomo, devi puntare dritto per dritto sopra la lucetta. Spettacolare sta nave, veramente. Ciao Kerubs, Zofiel, ti chiamo. Come lo vedi? Io, diciamo, stiamo aspettando in 3.18 che introducano le Gen 12, e diciamo che poi anche le Vulcan, propedeutiche per le Vulcan, per vedere un po' di... Le Vulcan? Ah, dopo sì, anche le Vulcan. Dopo. Le Vulcan passo fanno dopo, riparo, però. Eh? Fanno riparazione le Vulcan. No, Vulcan le api per... Ah, le Vulcan quelle... Ah, non stavi scherzando, è veramente serio, va, ok. Sì, le librerie Vulcan, intendevo le librerie Vulcan. No, no. Diciamo che tendenzialmente cercheranno di far girare il gioco, loro vorrebbero far girare il gioco anche su PC che non sono estremamente pressanti. Il problema nasce che se il tuo collo di bottiglia è una GPU non risolverebbero quasi nulla. Se il tuo collo di bottiglia è la CPU, in quel caso potrebbe andare a darti una mano per poterlo anche ridimensionare a livello impostare a livello grafico per permettere, diciamo, a persone che hanno degli hardware un po' più non tanto top di gamma di poterci giocare tranquillamente. Tecnicamente tutto in vista poi del futuro server meshing di cui parliamo ormai da non so quanto tempo e che ancora stiamo attendendo, ma sono comunque anche 3.18 le Gen 12 sono pura e semplice implementazione. Quindi quello che vedi adesso, già c'è stata una bella botta con un bel refresh, un bel reset, le prestazioni sono migliorate, è chiaro che essendo ancora un'alfa dei bug ci saranno sempre finché stanno in questo stato e che sono bug che poi verranno corretti una volta che saranno inserite nuove tecnologie, una volta che saranno risolti altri bug magari prioritari, mentre per bug grafici è che io penso che quelli che danno meno fastidio, a me quello che dà più fastidio di tutti è più che è lo scatto, capito? Lo scattare. Dipende, in ambienti adesso molto popolati e popolosi sì, ci può essere la frizzatina, quello che è, ma non come era una volta, molto, la situazione è molto migliorata. Io in solo nello spazio con la nave faccio anche 120 frame, poco fa l'ha fatti anche Adam che ha una 2080 Ti e una 6700 XT? 6700 XT. E quindi 120, dipende, diciamo, anche più che altro dal server in quel momento e da quanta gente è presente. Cercheranno anche così facendo di risolvere alcuni problemi legati alla luce, che in questo momento è una delle cause per cui le illuminazioni, che sono fighissime, una delle cause che possono influenzare parecchio il frame rate. Quindi è tutto un work in progress, ma piano piano, insomma, se tu dai un'occhiata a quello che sto mostrando io adesso, già vedi che magari rispetto a quando giocavi, se giocavi... Ma maggior rispetto alla fiera dell'anno scorso, rispetto alla fiera due anni fa era terribile, se ti ricordi.
5 anni fa era una tragedia. La stessa evento da un po' mi rendo conto che è mostruoso adesso, sì, rispetto a quando entravo prima. Lo stesso evento dinamico di Horizon, che comunque aveva una marea di NPC, una mole incredibile di NPC, il fatto che fosse Horizon e tutto, allontanato un po' dalle piattaforme principali di Horizon, partendo dallo spazioporto, andando verso dove era situato l'evento, già era giocabile. Se fosse stato 2 anni fa introdotto quell'area, sarebbe stato un delirio. Qui mi ricordo l'altra sera quando siamo andati con il Tron. Qui, eh sì. Questa nave è bellissima, raga. È veramente bella. Io stavo zio e sono è per forza. È veramente figa, sì. Ma no, questa è la più bella seconda di tutti. Chi è con la cutter dorata qui? Siamo tutti qua noi. Cutter gialla. Dorata, questa nella 3.18 sarà operativa, quindi? Cosa? Col salvaging? Sì, la reclaim. Sì, perché saranno operative le torrette. Ok, per fare il salvaging, no? Per fare il salvaging, sì, esatto. Senza il capitano, che di solito ci stava nella Black Kite. Mo sto arrivando dopo 7 anni. Cioè, lo puoi vedere anche da te stesso, Zofiel. Qua come mi devi spostare per forza, mamo? No, perché mi hai spostato, mi hai fatto anche male. Vabbè un cazzo. Sei troppo delicato. Capito. Vatti a mettere a dormire, rompi i coglioni. Ecco. Buonasera YouTube, carissimi, grandi, come va? Amici di YouTube, come va? Come la va? Oh, mi sono scordato di mettere la chat a video. Porca, e vabbè. Signori, si sale. Vabbè. Jason, vuoi salire? Eccomi. Andiamo a Habitation Deck. I cuscini sospesi per aria. Che lievita. Per aria. Sì, mancano i materassi. Chiama Mastrota a vedere. Chiama un po' Mastrota. Giorgio Mastrota. C'è la promozione. Perché che ha fatto? Se l'ha meritata? Spero. No, ancora la promozione. Dice... Siamo arrivati pure noi. Sta qua. Ti mancavamo? Sta qua. Ti mancavamo? Siamo no. Arrivati tutti. E allora. Brutto? Sei rimasto male? No. Eccoci qua tutti. Ah, vedi. Sì, mi mancava il morire in qualche angolo incastonato. Mi mancava tanto. Ok. Del capitano. L'abbiamo fatto! Nel frattempo Adam finisce la sua odissea per arrivare a Microtech. Oddio, pensavo che si muoveva la nave, invece era la striscia di LED. Mi sono cagato. Per sicurezza sono atterrato a Port Trasler, sia mai che... Schianti. Io fossi in te, mi binderei intanto lì con l'ospedale. Raga, guardate quanto siamo arti qua, non va avvicinate, non ti avvicinare, mamo, No, vado a finire malissimo. Non ti buttare. Vado. Ha visto, c'è lo stesso sistema di cuccette del... Non ce n'è uno che quello di New Babbage. Della Javelin, uguale, bravo. Vabbè. Ci ho pensato quando avevamo visto la Javelin la prima volta l'anno scorso, 2 anni fa, quando era all'Invictus. Non so se lo dissi pure io sta cosa, ma mi ha richiamata incredibilmente alla memoria. Sì, questo gioco è incredibile. Eh sì. C'è l'ospedale New Babbage, sì. Yeah. Sì. E dove sta trovando? Dobbiamo andare a Star Grande, dove c'è gli appartamenti. Ma qua perché è chiusa? Ma quindi devo tornare ok, devo venire verso di voi comunque. Non ci fanno muovere, raga, dobbiamo scendere a piedi. No, aspetta, come non vi fanno muovere? No, io sono uscito dall'hangar. No, tu sei uscito. Perché è uscito ora Blue Sky. Ah, ok. È giù, l'ascensore è lento. Sì, più che altro ci sono 5 persone che stanno arrivando, quindi... Vabbè, ho capito. Un po' di turbo. Stanno salendo. Ci andiamo con la scaletta, no? Ma la scaletta vai solo in ma tipo, ma l'hai solo scaletta o l'hai anche Sky imparata?
Perché il salvage è dall'altra parte. Acquisita. L'esca acquisita. L'esca memorizzata, quindi. Basta. Ciao, Rob, eri qua. Sta salendo qualcuno. Sì, chi è? Chi mai sarà? Ascensore! Chiamalo Gordito. Ascensore! Sempre in direzione Expo, Asher? No, devi, sì, devi andare alla Spire Grand per trovare l'ospedale. Perfetto, faccio tappa da Spire Grand. Poi quando arrivi là dici, questo è l'ospedale, c'è chi scende e c'è chi sale. Ma questo discorso per me non vale. Ok. Scusi? Mi dissocio. Chi è? No, ce l'ho col computer. Scusi? Il portrait. Mirva, che cazzo stai a fare? Ok. Sarà buggato tutto. Vabbè, mi è venuta un'idea, aspettate qua. Scusa, lei che fai, Nirvana? Oh, aprite ste porte, madonna, sta ascensore in tocemeti. Sto ballando. L'avremmo chiamato. C'è qualcosa di bello, il padiglione Aegis? Aegis. Momento... Oh, vedi? Tutta colpa tua, levate un po'. Ecco. Andiamo al salvage? Sì, sì, sì. Processing? Sì, 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 sì. Così processo. Cominciamo già a far vedere quello che poi ci servirà a sapere nella 318. No, in realtà lì sarà solamente... Non so come funzionerà nella 318. Dimmi che c'è la Vulcan no, come ologramma. No. Sì, c'è. Sì? Sì, sì. Ma c'era anche l'anno scorso. Ah, vabbè, sono andato a Balcony uguale. Poi no. Sai com'è, sono due secoli che non loggo sto gioco, quindi... Guardate lo spazio che ci sta... Che qui prima che lo mettano funzionare, che qui si dovrà aprire il dietro. Cosa? Ecco. Sono i 28 fps di dolori. Io aspetto sempre che esce qualche antropomorfo da qualche angolo. Vero? Sì, fa proprio. O da sopra, ti guardi in qualche condotto. Sì, esatto. No? Corsair. Sorrow. Per il momento, e poi tenetevi la scimmia fino all'ultima giornata dell'RSI. Sarà una tragedia, un bagno di sangue l'RSI. Non lo so. Ma se quella roba che ho detto io prima, sì. Sì, sì, sì. Anche leggerissimamente una parola che si può dire in live, sti cazzi? No, me coglioni, No. Ah, proprio sti cazzi, te devi? Sì, non mi interessa. Ah, ok. Non ti interessa la Galaxy? Niente. Nulla. Ok. Dove andiamo? Processing. Fuori? Puoi anche scrivermelo in privato di cosa si parla. Sì. Un'altra domanda. Della nave che dovrebbe uscire a sorpresa dell'RSI? Sì. Quando sti esce cazzi, una nave nuova concept? No, io parlavo di quello che ho nominato prima, sti cazzi. Quale quella di prima? L'America? Ah, vabbè. Io ce l'ho. Ho detto esci. Io non sapevo di un'altra nave, allora dipende quale cosa. No, esce un concept. Quando esce un concept, di solito il Warbond LTI e quella normale c'ha l'IAE, l'assicurazione delle IAE. Sì. Se è la versione IAE. Sì. Sì, mi sembra di sì. Quindi la store credit avrà 10 anni. Dipende dal prezzo. Deve passare i reni. Sì, comunque si dovrebbe avere poi 120 mesi. Basta guardare la cattedra. Ma quella va in base agli anni di... No, se esce in concept dovrebbe essere LT. Allora, Warbond, la store credit, sì. Però dovrebbe essere la versione IAE. Esatto, 120 anni. Mesi, sì. Sì, allora, è lo stesso processo dell'Invictus. Sì. Siamo ancora qua. Che LT o 10 anni non è che faccia una gran differenza. È praticamente 120 mesi è the new LT. Continuano a fermarci. Ma allora, perché? Sono gli appartamenti. Ma dov'è? Al processing. Sei alla reception degli appartamenti? Cioè, sono a Spire Grand, sì. Ok, hai salito le scalette? Sì. Girati di 180 gradi. Ecco di qua, forse. Brentworth Care Center, yeah. Okay. E ora devi cercare quello per bindarti, che dovrebbe essere la fortuna che ho adesso. La prima, la Olympus, devi cercare la Olympus come cosa. Allora,
Ciao Nirvana. Ciao zio. Zio? Sì? Dove vai? Qui. Noi stiamo andando via. Ciao. Ciao. Bene, lo zio l'abbiamo perso. Apri l'applicazione dov'è, lo ritrovi. No, ma tanto ci mette in posto. È altino ancora da qua, è altino. Era né alto né basso, era basso. Mi mandi al processing per favore, che vorrei vederlo. Vorrei farlo vedere. C'eravamo prima. Siamo riscesi poi. Sì. Però questo ascensore è un po' lentino, mi sembra che abbia qualche problema. Se era grande era un po' lentone. Ora stiamo Invece uscendo. Si chiama Valentino, perché va lentino. Sì. Valente. No, ora siamo al cargo. Ma cargo chi è room? Che ha premuto tutti non lo i so. Tasti? Io prima ho premuto, ma poi c'è tutto è sparuto. È sparito pure il processing. Perché c'eravamo prima il processing. Bene, teoricamente dovrei aver fatto. Teoricamente. Sì, intanto prima che riusciamo a uscire da sta nave. Ci ha preso uno stagio. Soprattutto perché se tutti pigiano il bottone dell'ascensore giù di sotto. L'abbiamo rimbecillato. Ma nel cargo come ci entrano? Con i piedi. Che senso come ci entrano? Dietro i portelloni si aprono. Yeah. No, qui se il cargo è sotto le habitation. Ti chiamavano Valentino. Penso con la rampa, no? Questa rampa arriva a terra. Sì. Il cargo sta il salvaging che sta tutto nel culone dietro. Che si dovrebbe poi aprire. Se nessuno clicca processing, però No, abbiamo cliccato. Perché ho cliccato una volta, si è chiuso e è sceso. E siamo usciti, perfetto. Io ho cliccato adesso processing, vedete un po'. Ma perché si era alle fermate... Hai rotto il cazzo con queste mani piene di dita lì a preme e basta. Blue Sky è entrato? Sì, no, dov'è? Ma Blue Sky sta lì. Stava qui, non c'è più, eccolo. Ah, è lì. Eccomi. Vediamo se ora si riesce ad andare al processing. Oddio, voi che siete rimasti fuori. Dove sta a lavorare? Vale. A chi? Valente. Lavorava Valente. Allora, qui uno siamo di nuovo all'old. No, siamo all'old. Vabbè. Arriveremo. Vediamo un po'. Lavora proprio il parolone, vale, te lo dico. Usa quella parola con, diciamo, con un dovuto centellina, là, ecco. Usala per altri motivi, cioè, quando sai, mi devo giocare la cosa. Lavoro! Gioca per quello, no? Ma non parte. Dai tempo. Siete al padiglione Aegis? Siamo al padiglione Aegis nella Apex Hall. Intrappolati. Ma che è sta figata? Non l'avevo mai vista. È nuova. Ma quale? Cosa? C'è un'animazione di combattimento in una delle... dei corridoi laterali per andare nella sala 2 e nella sala 3. C'è un'animazione di combattimento in mezzo agli asteroidi. Ah, non l'avevo visto. Ora se questa nave ci libera, forse riusciremo a venire. Leggerissimamente imponente. C'è la Corsair e forse una... Mamma mia. Provate a pigiarlo voi, perché... Io ho pigiato. No, non va. Non va proprio. Siamo bloccati. La Corsair è una bella... Ma perché forse premiamo troppo? Né salire e né scendere. Non posso né scendere né salire era. Uscito Nirvana, siamo partiti. Ciao Nirvana, scusa, l'ha fatto in automatico. Sono stato io l'ultimo a cliccare. No, eccoci. Santo Dio. Vedi, qui c'è il salvage lift. E questo si dovrebbe poi aprire però. Adesso bene, grazie per il sacrificio. Sono caduto. E là, ora non torna più su. Te credo, Teo.
Raga, io vi saluto, devo andare. Una buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, sono Snake. Ciao, sono Snake. Era John. Ciao, sono John. Ricordiamo. Ciao, sono Snake. Ok, ragazzi, direi che possiamo andarcene. Tutto sto casino per eravamo al ballatoio, se fossimo riusciti a scendere qui giusto per vedere un po' tutto, che poi non c'ho manco il casco, quindi non vedo non vedo nemmeno le parti buie. Il bello che Fandom ha scritto c'era troppo peso, quindi sta dando del ciccione a Nirvana visto che lui è sceso. Io sto premendo exit, ma per ora non si muove un cazzo. Mamma, guarda in aria. In aria. Volevo uscire. Volevo uscire. C'è qualcuno morto nel frattempo? No, per ora no. Ok. Oh, si muove, si muove. Si muove. Sale invece scende. Vabbè, siamo alla direzione. Usciamo dall'altra parte. Oh. Aspetta, aspetta. Io esco da davanti, Tocca fare uno per porta. No, dai. Sì, ma almeno usciamo. Gira di Demon, per favore. Fallo per la chat. Ma è boh. Ecco. Molto meglio. Ma perché siete andati via tutti? Ma avete rotto il cazzo, guardate che faccio, seguitemi, venite con me. Ah, è vero, buttiamosi di sotto. Oh, se non morite. Non sopravvive nessuno. Oddio. Eccoci. Piano, allora, piano. Nikon dove stava? Là. Di qua. Oppla. Aia. Da qua. Ma da qui è un po'... Così. Da qua è dura, No, di qua. Dai, buttati che è morbido. No. Sì. Aiaissimo. Ecco, incapacitato. Qualcuno mi può curare? Dentro il piedino della... Perfetto. Sì. L'animazione è tra la sala 3 e la sala 4, giusto per informazione. Oddio. Ecco. No, sono incapacitato pure io. Perché io sono sulla... Io, seguitemi! È altissimo. Non ho preso l'ultima parte della zampa per poter scivolare giù. Perché non mi curi? Chi non te cura? Non ti cura. Chi te se cura? Ma chi te se cura? No, con la pistoletta non puoi essere curato. Ah, già, è vero. No? Mi spiace. No. Addio. No, devi usare la medpen. Devi mettertela in mano e usarla sullo zio. No. Allora, aspetta. Proviamo. Solo che lo zio sta dentro la zampa del... No. Lettino? A chi devo ringraziare? Ah, quindi avete curato prima Mamo di me. Va bene. Bello. Grazie. Grazie, Bruce. Mi ricorderò di voi. Segnare i nomi. Fammi segnare i nomi. Dimmi chi ci sta. Chi ti ha curato, Mamo? Chi è che ti ha curato? Un benefattore. No, mi devi dire nome e il cognome. Tanto... Un benefattone. Super benefattone. Miau. Pokero ancora vivo? Anzi, tra la sala 3 e la sala 4, tra la sala 2 e la sala 3. Stiamo a girare tipo una fettina panata. Che state facendo? Allora, qui c'è una Corsair contro una Hercules e una Scorpius. È una Scorpius. Posso dire ops? Non glielo pianta. Cosa non glielo pianta? No, ma non diciamo ste cose, per favore. Che cosa? No, definire cosa? L'ombrellone? Il medipen. Aspetta, forse lo devi piantare dietro, ecco. Ecco fatto. Ecco. E giù a risate ti danno quelli là. Cioè, tu ecco, i soliti mascolini che fanno le battute. Vabbè. Schermata nerissima. Dice deceduto, ecco perché. Allora niente. Io sono in black screen. E ci vorrà un attimino. Ora del decesso,
6 il carico che c'è. No. Asher, te sei fatto una vera, che è? E 2. Io direi di tirare fuori la reclaimer e provarla poi dopo, Sì, sì. Vero? Provare a decollare. Cioè, provare a decollare. La mia è Grimex, quindi... No, ma direi da qua di si decolla bene, da qua. L'unico posto dove ho avuto davvero difficoltà è Horizon. Che non riuscivo a farla salire. Perché non sono illuminato, hai ragione, è vero. Sta cosa deve esserci... Nirvana, ce l'hai l'audio della live? Asher... Nel caso devo che ne so, televisione, non so cosa ci avevi. Sai che mi sa che mi tocca andare al menu, Nico? Dai, non ti carica. No. Figa. Vediamo se status overdose. Perché mi ritrovo nudo? Che schifo. Mi potete rendere la mia undersuit, grazie. Ora mi resto per l'occasione, eh? Adesso mi riconoscerete tutti. Tutti! Dico tutti! Non pochi, tutti. E stavo già qui, non possiamo passare in due nel corridoio stretto. Sono fatto malissimo. 10% di droga in corpo, Asher. Eh? Il 110% di droghe in corpo. Sì, lo so. Okay, posso prendere la tutina di Asher? Perfetto. E anche al menù vedo che bacilla, ecco. Anche no, Adam. No! Vedo nero. Non voglia di fare reset. Maledetto. È mia. Grazie, Gale. Non abbiamo fatto ancora niente. In realtà siamo più simpatici altre volte. Maledetti. Però intratteniamo, ecco, intratteniamo. A me manco con l'exit, mi sa che devo proprio chiudere. Non torno al menu nemmeno con l'exit. No. Zitto? Forse? Zitto che è andata via la musica? Forse? No. Ma. Nessuno c'ha una detox. Ah, proprio male. Ma mi sa che c'è Shave un po' in ritardo, eh? Sì, dici? Sì. Io penso di no. Per me non è il server che è in ritardo. Il server decide di arrivare esattamente quando intende farlo. Allora, io metto a terra delle detox. No, una detox. Che saggezza. È server Gandalf. Qualcuno prenda le detox che sto mettendo a terra e provi a piantarmele per vedere se mi ripiglio. Devon. Ciao Axel. Basta infierire sul povero Asher, però. Devon se l'ha intascata, non è che l'ha presa, dice, dai. Ecco. Vedi un po' se la prende col destro. Beato te, Ale. Beato te. Io ho dovuto riavviare. Non la pianta questa. Eccoci. No. Ora c'è un po' un attimo una sorta di desync sullo schermo. Vedrete che quando parte il gioco un po' rallenta tutto. Mi perde fotogrammi Twitch, però va bene. Che strano che dosso. Forse per quello. Forse perché stai in overdose. No, è che la detox dovrebbe aiutare a togliere l'overdose. Però. Due miei amici, overdose. Sì, la detox te la toglie, ma sì, non hai capito? Non funziona. L'altra sera lo facevano. Bellissimo. Bellissimo. La scena... A me una delle scene che mi fa più uccidere la hostess che comincia overdose, la chitarra. A me lasciare la chitarra mi fa ammazzare proprio. Ma perché nel film Airport 77-74, quel che è, c'è veramente la bambina che sta malata, male, c'è la hostess con la suora che suona. Sì. Quindi l'hanno fatto la parodia. Fuggi, Robbo, fuggi devi da cercarlo, Easy. Ciao, Easy. Lo devi cercare, non so dove l'hanno messo. Con Hidden Finder, trovalo. Ragazzoli, io ne approfitto per staccare e per avviarmi verso la cena. Buona cena, Adam. È stato un piacere. Ci vediamo in casa dopo. Ciao.
Va bene, ciao, ciao. 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 Chi deve andare a cena vada tranquillo, non voglio star qui a rovinare le, le abitudini alimentari. Devo staccare. Perché so che voi, chi sta più al nord, cena verso le 19:30, sbaglio, dalle 18:30 alle 19:30. Io 10-20 minuti e vado. Io 19, c'ho orario, quindi. Ai 19 c'è orario. Io resto. Io resto pure, Allora io rientro. Non entro mai, che sai, mollo adesso. I ragazzi vanno a letto presto. Ci credo. La mia tuta chi l'ha presa? Io devo andare a preparare la cena, quindi ragazzi vi saluto. Penso ciao, Liam. Ciao Liam. Insomma, ci vediamo dopo. Ciao Liam. Tanto noi fino alle 8:30 stiamo su. Io tanto penso che più a nord di me non c'è nessuno. No, credo di no adesso, in questa chat no. Nemmeno una volta era Nico. Eh sì. Una volta era Nico. In 4 anni ci sarà... Mamma. Giusto. 4 anni, mamma, 4. Vabbè dai, 3 e mezzo quasi. No, 3 e mezzo un cazzo, ottobre, ottobre, novembre, 3 mesi, 3 anni e 10 mesi. Quanto a nord? Germania. Tedeschi e Germania, ya? Yeah? Ma anche a nord della Germania. Anche a nord della Germania, sì. Perché sta più vicino all'Olanda. Dice facile, sì. Devon. Dighe. Ma c'è gente in casa? No, sta la televisione là. C'era la famiglia. Sta la televisione. Uccidi la famiglia, così non... Ma tu hai la mia tuta? No. E allora chi cavolo se l'ha inculata? Ma la tua tuta deve stare nell'inventario, Asher. Sei morto nella... No, non sono morto. Qualcuno mi ha spogliato e c'è presa, sì. Ma erano scippato in fiera, proprio come... Come tutta la gente che passa, figurati. Secondo me è stato qualcuno che è andato via di corsa a mangiare... La colpa è sempre sugli assenti, è vero. Quindi ti hanno scippato la tuta su Scriber, immagino. Sì. Lo fanno. Ti hanno zottato la tuta? Bene. A me pure mi avranno fregato. Fatto tutto quello che c'era addosso. No, perché te sei morto. Ah già, tu eri incapacitato? Io sono ancora incapacitato. Sei ancora lì? Eh sì, sono ancora lì. Te venga a trovare, se riesco a entrare, perché... Dio, secondo me dovevi sgruppare, uscire dal party. Io non sono riuscito a entrare quando ero in party. Ah sì? No. E qui tamo. Ora bisognerebbe però spengere la televisione di Devon. Devon, fai così, Devon. Vai di là, microfono. Vai di là e fai. Basta un po' con sta televisione, cazzo! Capito? Fai così. Vediamo che succede. È un esperimento sociale. Vediamo che succede. Risolvo in 2 secondi. Aspetta. Scusate. Non si dice più niente. Adesso non c'è più niente. No, ma non volevamo addirittura. Che cazzo? Gli ha staccato la spina direttamente. Ok. No, ho chiuso la porta. Ah, ecco. Ah, insomma, non si sente più nulla. Porca troia, non me la ricordavo così grossa la Reclaimer, cazzo. Beh, grossa. Ragazzi, grossa. Vado pure io. Ciao, Jess. Ciao, Jess. Ragazzi, ci vedo dopo. Ciao. Chi l'aveva preso? Sei troppo drogato, mi sa. Drogato. E senza bestemmione, tra l'altro. Ma come? Chi è che mi ha ridrogato di nuovo? È qui la tua tutina, comunque. L'ha detto come è qui la festa, te lo dico. No, io non ti ho drogato, ho provato a tirarti su, ma non ce la fai. Ero a 7 minuti, sono di nuovo a 11. Qualcuno mi ha ridrogato di nuovo con la Mad Pen. Sarebbe contento Apple. Ma ero convinto che riuscivo a tirarti su. No, è che la Mad Pen mi ha ridrogato di nuovo. Non ho la detox da usare su di te. Ma ora, non funziona. Occhio adesso, perché io mi levo dal party, lo disbando e quindi non vi vedrete più. Lo disbandi? Se poi esco, leave party. Vediamo chi è il prossimo leader. Mamo, tu ci stai ancora? No, è uscito, Mamo. Io sì, ci sto. Stai? Sei ancora dentro? Sì. Allora sto joinando da te. Senza niente da dire, senza tante parole. Ma con in mano un pezzo di è Nico, è vero, sì. Dov'è? Non ti vedi. Sento, aspetta che c'è la musica della Hall, che ecco.
C'è, sei te che sei vicino alla scatola del... Sì, siamo io e Devon. Siamo io, okay, e Devon. Allora mettitela nell'inventario locale che io mi ammazzo e torno, va. Ok. Perché sono qua altri 10 minuti. Je m'ammesse e torno. No, altri 10 minuti col cappero. Sempre che non diventa tutto nero. Vedo nero. Chi è che sta smanettando? Ecco fatto. Malissimo. Oddio. Grazie. Non si può sentire. No, arriva il barasino che si smanetta. Sì. Ah, grazie, me lo devi putti dire che sto ok, eh. Se magari mi fai alzare dal letto. Zio, tu sei ancora fuori? Sì. Io sì, sto rientrando mo. Ah, ok, perché non ti vedevo. Vedi, Asher invece è respawnato. Proprio il server, mi sa che. C'è l'acqua dello zio. È un po' lento. Perché io ero morto. E io mi sono uscito e poi mi sono buggato dentro il babbage, perché non si sa come sono uscito. Ho aperto soltanto l'inventario vicino all'ascensore, ma non tanto. È passato l'ascensore e mi ha messo nello spazio di New Babbage, all'interno fra tutta la Madonnina dei santi che ci stavano tutti lì. È un respawn. Sì. È un respawn. Respawn morto. È un res dead. Lo fanno. Ok, Ale, vedo che pure Ale c'ha problemi, non riesce, viene buttato fuori appena spawnato. Ciao, entri pure te, allora a posto, e allora risolviamo oggi. Ciao sono Aci. Ciao, sono Aci. Entrio con la I. Non fa giocare. Ah, dici proprio, stavi proprio entrando dritto nell'Expo? Va bene. Ok. Nico, perché ti vedo morto? No, bene. Sono qui alla stazione dell'Hyperloop. Aspettami lì. Di chi? Di cosa? Di Tobin? Sì. Oh, che ha sciatto sto Citizen. Arrivando. C'avevo sto sentore. Lì, lì che arrivo allo spy. No, sto tutto. Arrivando io lì al coso. Aia. Sto per scendere a Tobin. Si è chiuso le porte. Ciao. Ma come ciao? Dove sei andato? Ti stavo venendo incontro. Io stavo venendo da te. Ma pensavo che fossi ancora nella no, atrio. No. Vabbè, ti aspetto qua tanto. Santi numi. Cambi il treno. Volevo andare a comprare un po' di medpen, già che vado all'ospedale. Ah, vengo lì? Sì, vieni. Che devo rifornire di medpen. Cosa mai succederà adesso? Riusciremo a entrare nel frattempo? No. Sì, adesso sì. Sta stream started. Stream started. Chi è? Return code, ok. Ma io, anch'io vado, ci becchiamo dopo. Io sto entrando sul server, entrando da te. Se tu esci, poi mi butta fuori. E no, no. Una volta che l'agganci, era una scusa per farti rimanere. No, devo andare. No, non ho più provato. Ciao, Viccio. Buon appetito, mamma. Buon appetito, ci vediamo dopo. Ciao, mamma. Sì, ciao. Ciao.
No, non l'ho più provato Elite, Casper. Con buona pace da Iron Danny. Ecchi mi dico. Sì. Arisio. Ho sentito i tuoi passi, mi sa che eri tu, eh? No, no, no. Ah, allora c'è qualcun altro. Sono appena sceso dal treno. Mi è rimasto su Stream Started. Sono in farmacia. E prende me pure il momento, che c'ho un mar di testa, mi è venuto. Eccomi, sono arrivato. Sto dietro, eccolo. Che ti droppo le scatoline. Non mi droppere le scatoline, eh? E ti vedo messaggio, zio. Eh? E si vede che sta entrando, sì, perché ha cominciato a streamare nel server, ma... Cannot enter in game. Ok. Grazie Nico. Prego. 16.008? E allora slogare e chiude il launcher. Esatto, a me dà il 30.005. Ah, quindi sta poi a chiudere il server. Sì, sì, io sono uscito, ma ha crashato tutto. Io sono ancora dentro, ma sì. non vedo... Ah, ecco perché faccio 45. Entro. Ecco perché faccio 45 fps. E sto server sta... Era in gioco e poi si sta buttando fuori, ok. Io vedo 5 no, scusami. E io neanche quelli no, vedo, perché... No, non li vedo neanch'io. C'ho l'audio channel disattivato. Esatto. E non si può neanche attivare. No. Dice connessione fatta, ma... No, ma gente ce n'è, eh. Sì, ma credo che sia sovraccarico più che altro. È per quello che comincia a vedo anche lo zio Ariar dentro. Eppure Devon mi ha visto, ma non sto entrando. È ancora fermo sul return code, ok. Oh. Capirei, Free Fly Expo, figurate. Domenica. Sì, sì, domenica. Ieri sera sono venuto con la Corsair a svolazzare sopra quel finestrone qua. Quello dell'ospedale, dell'atrio dell'ospedale. Sì, sì, sì. La chiamiamo Corsarier? La Corsarier. Eccolo, forse dovrei essere entrato. Ma entrato. Tu gli puoi dare il nome? Sì, no, a me non me lo fa dare, non lo so perché. Ma nemmeno su quella che ho ripreso dal Bayback, che l'avevo presa all'epoca. Però era la 120 mesi, non era l'LT, quindi credo che dia la possibilità. Quello è indipendente, perché se c'è la possibilità di mettere il nome ce l'hanno tutte. Però a me no, l'ho detto all'epoca, perché ad Asher era successo con la Carrax, se non sbaglio, eh? Con la Expedition anche. Se dentro Ale, la stessa cosa, che è la stessa cosa, che c'ha lo stesso problema che c'ha Apple. Io direi che a sto punto basta, eh? Come basta? Ah, basta. Sì. Ah, a me da problema di anti-cheat, quindi non riesco più a entrare, ragazzi. Cioè, cosa si dice? Anti-cheat. Mi da sì, anti-cheat, boh. Può essere un indice di server. Le texture che non carica, boh. Che peccato. Che peccato. A parte vedere, avevamo visto forse quasi tutto, no? No, avevamo visto solo la reclaimer. Vabbè, beh, quella, basta. Andiamo a fare un giro nella sala, nella holo room. Che bello, adesso vedi l'anti-cheat e vedi la Corsair, e la Corsair sta in gioco. Ah, ho visto per anni da quando hanno messo sto... Adesso cambieranno la copertina, ci sicuro, mettono la... Sicuro. Ci metto la Polaris. La Polaris, sicuro. Stavo pensando anch'io alla Polaris. O una Pioneer. Sto provando a entrare. Sì, sono... No, infatti, e girava pure abbastanza bene, quindi prima o poi doveva succedere.
Fabert, aggiungiamo noi, mo. Italico. Quindi tu hai cambiato server, zio, adesso? No, io sono ritornato, ho chiuso e sto aspettando di rientrare al menu. Ho avviato, ho fatto il launch, verify, launch, ma schermata nera, adesso sto al mio menu. Okay. Sembra di stare in Evocati. Vabbè. Esperienza. Provo, Aspetta, ti aggiungo intanto. Sì, no, sta... non sta caricando le texture a me. Sì, anche a me. Penso sia questo. Specie sulle bevande. Vabbè. Ho rallentato. E vedo l'iconcina di... come ma parecchi va... siamo, anche io non ce l'ho, io perché l'avevo comprata, quella d'oro. Anche a me non me l'ha ancora data l'armor del mese. Come non te l'ha data? No, c'è quella che avevo comprato. Quella dorata? Uh-huh. E quella... ah. Ottimo. C'ho solo quella comprata. Un brutto presentimento. Cioè? C'ho 60 fps allo spazioporto. Capirai, Faber. Una volta dovevano essere belle notizie per i 60 fps. E non vedo movimenti sulle memorie. No, vabbè, quello sempre. Ora no, c'ho il render MT a 0.0 millisecondi, è impossibile. Mi rendere MT. Ah, sì, anch'io. Sì, però è B-Win. Eccomi, sono dentro. Non so dove. Anche la GPU sta a 0. Ah, che so, ma che sono ancora vestito elegante. Ah, ora sei ripreso. Bonsoir. Bonsoir, mes amis. Vedi, doveva entrare oggi. Esatto, vedi adesso che sto entrando anch'io, però non nel vostro server, perché io sono Agrimax. Agrimax. Ah, sì. Ciao. C'è uno senza testa. Aspetta, lo richiamo. Vieni qui. È il cavaliere senza testa. Il famoso. Cioè... West era famoso. Ma che non c'è più. È sparito. Ok. Ah. Sto tornando. Non so se ci siete, non lo so. Fate voi i gruppi. C'è anche un Valar Morghulis, ragazzi. Valar Morghulis mi è piaciuta. Valar Morghulis. No, Valar Go Ghulis. Ah, Valar Ghulis. Valar. Sono da solo. È lo zio Ariar. Grazie per modalità badante, ok. Captain Flux. Solo nel mio server non c'è nessun di voi. Niente, non riesco più a entrare. Ragazzi, io stacco e provo a fare un riavvio. Comunque, niente, grazie per la serata. Un saluto a tutti e ci si vede alla prossima live. Dai, ciao, dai, ciao belli, ciao. No, qui vedo ancora, a parte poker, c'è ancora Mamo in server. Okay. Me lo dà ancora online, pensa te. Io anche sono ancora nel server. Io sto a 20 frame qua, raga. Sì, no, ma Mamo è uscito eppure me lo dà ancora come se fosse in server online. Nirvana, ci sei oppure sempre. Anche lui è andato? No, ci sono, solo che non riesco ad entrare. Non riesco ad entrare. Te mi dà in server. Aspetta che io mi metto una tutina. Sì, nel frattempo noi zio vediamo comunque te grande e sì. Il gioco piccolo. Ma fa niente, non ti stai perdendo nulla. Undersuit. Chi c'è rimasto come superstite qua? Arlok. Io. Io. Asher, Nico, Devon, Arlok. Questa non me la metto, se no me la inculano. E Pacchero, credo, Pacchero. Pacchero solitario. Pacchero solitario. Vieni con me a giocare al Pacchero solitario e torna a sera.
a sera. Utility. E questa me la porto, non si sa mai. Non vedo più, eccolo. Penso che sia uscito. Sto caricando sui join leader io. Mi ha buttato fuori. Con il server decadente sono riuscito a prendere la route e la reclaim. Ah, buono. Chiare le istruzioni per andare lì, hai visto? Stanno proprio, sono stati precisi, precisi. Altre volte erano un po' più fuorvianti. Quest'anno le ha fatte rosse. E allora le leggi, per forza. Va a giocare al pampero provenzale e torna a sera. A sera. Gran film. Dei secondi, vi si aspetta tutto un aspettare. Io sono nel server vostro. Dai, yeah. Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Deve essere piuttosto vuoto. Eccolo. Tu di qui, eh? Io anche esco il menu e provo a rientrare dallo zio. Grazie del follow, Garza. Sono io il leader, perfetto. Sei tu il leader? Ora non lo sono. Allora, muori! Ora non lo sono. Lo fa. Succede. Ma tu sei fuori dal party. Sì, ora. Ma diverso da loro. Oh, meno. Ora tu meno. Ecco. Sto rientrando dallo zio. Allora usciamo tutti da sto tempo. Mi sa che è un po' pinotto dello zio. Poi c'hai poche armi, zio. Mi piace così essere spartano, capito? Averne poche. Cioè tutte quelle che sei andata a rubare nei cose. No, tutte comprate. Tutte esclusivamente, rigorosamente comprate. Che non volevano i soldi, quindi per la fine non ha pagate, quindi... È quello il problema, sì. Non è colpa mia in quel caso. Non accettavano, rispondevano, erano lì sdraiati fermi. Io l'ho chiesto, grazie. Nessuno me... Grazie. Anche le pistolette mediche ce n'è. C'ho una sindrome, insomma, sono un po' ipocondriaco e quindi già quello è un po' meno spiegabile, zio, cioè li ti fermano. Eh sì, quella dice bene o male, vedi? C'ho sento male, quindi. Allora io risto qua per chi riesce a raggiungermi un'altra volta. Agli AE? Sì. Perché proseguo per andare a finire di vedere la Aegis, la padiglione Aegis. Ce ne sono novità, Aegis? No, però siamo qui. Chi è l'Apex Soul? Buonasera, Eragon. Hai riaccesa la televisione, Devon? No, non sono io, la sento anche io la televisione, veramente. Ah. Ma tanto che vi aspetto, io vi guardo un attimino anche il commercial della Aegis. Non è un commercial. Bello. Quello, bello. Che sta bello. Bello.
Eh sì. Se anche non le dovessero implementare a livello organizzativo, ci saranno comunque all'interno battaglie tra orche. Vai, spara sto sicurone. Cosa ne pensate dei corti che stanno bellissimi. Producendo? Bellissimi. Una figata. Jack McCreary che cerca di tornare da Pyro. Sono spettacolari, bello. Veramente belli. Ho visto che hanno pubblicato il secondo, dopo lo guardo. Come manca il terzo, non l'ho pubblicato. Ogni giorno ne fanno uno. E per come la vedo io, no? Cioè, sono degli sprechi di risorse, perché invece di sviluppare il gioco fanno queste cose qua. Ma che cazzo? Oh, sfottimento. Hai detto la stessa cosa che ho detto io quando ho visto le brochure delle navi la prima volta. Quelle? Le brochure delle navi la prima volta. Invece fanno questa roba qua, guarda questi, invece di sviluppare il gioco fanno le brochure delle navi. Pensi che aprire il launcher RSI o per tosti? Beh, che sia un segno? Non lo so. E sono tutte due blu, che devo fare? Cambiare gli occhiali? È un'idea. No, Gale, stasera no. Gale 178, ma niente di Alessandro. E tu sei cambiato a Nick? Domani, ogni sera. Stasera magari qualcuno si ricollega di noi, ma non si fa la live. No, 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 non andiamo live, ma giochiamo, sì, fra di noi sì. Cavaliere d'oro, cavaliere dello zodiaco d'oro, quello lì. Sì, sì. Ma anche gli altri due. Però dai, tutte e tre tu? La Xantul. Quello di prima chi è? Se c'è anche tu, ce l'hai la tutta quella da subscriber. La rocca dorata. A chi ti riferisci? Ce l'avevo. Ah! Sei te, l'avevo capito. Perché ho fatto Giale. Oh, ciao Goldrug. Ciao Goldi. Ehi, hey, Goldi. Tieni Goldi? Allora, ma questo serve chi c'è allora, a parte io e lo zio? Io vi raggiungo adesso. Gay, zio. Provo a raggiungere. In realtà è Gale. Al server. Sì, sì. Al gruppolo. Ecco me. Sì. Ciao, Geudi. C'è qualcun altro di noi? Io sono entrato da te, Asher. Okay. Cioè, se commerci sono più belli di un altro comunque. Invito anche Devion. Ok. Basta? Oggi è entrato. Io oggi e Devion siamo qui. Basta, arrivo io. Oggi sta a 57 milioni di chilometri. Sì, bravo, allora mi vedi. Ok, sono... Ti vedo. Salute. Ehi! Salute! Ehi. Oh, che facciamo qua? Ah, da Randello. Sempre uno stronzo di mezzo a rompere le palle. Qua. Come ti ripeto, grazie, guarda, fanno. Vabbè. Però la Nautilus possiamo pure andarla a vedere dopo insieme, Morivo. Vai qui, ti sei noleggiato la Reclaimer. Ti noleggi il mondo. Così ti si incasina bene bene la flotta quando stai al pad a richiamare. Sempre Comet. Fammi capire, non mi ha spawnato le cose della nave. Pensa, c'è stata sempre Comet e non c'è la sempre Raven oggi. Come mai?
Ma non mi ha spawnato un cazzo. Non m'ha... Sono salito sulla Saber Comet e non mi ha spawnato il motore. I componenti. Bene. Sì. Sì. O gliel'avevi tolti prima dell'ultima volta? L'hai usato da no, 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 non faccio mai quei giochetti lì. Non, non riesco a starci dietro ai componenti delle navi. E niente, a me ancora non entro. Ma perché vi siete gruppati prima no, di no, entrare? No no. No, no, no. A me mi fa sta cosa il verify ogni tanto. No, cioè. Questa non la posso prendere. O meglio, stavo già. Stavo già gruppato qui. Cacchio. Sì, gruppato con Mamo. Sta skin Arban, guerra, guerra urbana della Sempre Comet. Questa è una texture nuova, sto vedendo. Quale? Sto sloggando dalla, provando a sloggare dal lettino della cutter. Sì. È venuto fuori tutte delle strisce rosse, blu e verdi sulla scheda. Bello! Ecco zio, lo vedo. Stava messo proprio bene quel servo. Ecchi ti. Allora, la reclaimer me l'ha fatta rentare. Sembra normale. Lui immagina che si mette in secondo coda. Mette in coda tutte le richieste. Arrivano a. Eh sì. Quando è così tecnicamente non me la dovrebbe dare, me da an error as occurred. Io lascerei perdere, grazie. Aspetta che però mi sono alzato un po' troppo il volume in gioco. Guarda nel knick-knack. Ho fatto prendere un infarto. Ho fatto prendere un infarto. Cagato sotto. Sono cagato addosso. Nicchiti gnacchiti. Puoi risolvere il lag in gioco, il processore che lo usa. No, il lag in gioco ce l'ha dato Becchi. Il processore, se c'è un i9, lo userà sempre al 100%. Io per quel motivo sono passato a AMD, che lo usa al 50%, perché streamo pure. A me quando capitava di crashare era perché il gioco prende il 100% del processore e rimaneva pochissimo per lo streaming, quindi se l'hai installato su SSD prova a controllare se, come ho detto nell'altra live, prova a controllare se il tuo PC su alimentazione e sospensione è settato su bilanciato e non su prestazioni elevate. Lo so, sicuramente non è così, però fallo sto controllo, magari ti dà una sorpresa. Ora per quanto riguarda non lag, le frizzatine, quelle sono, metticele in conto soprattutto durante il free fly. Ok, andiamo, allora aspetta. Quante belle parole per il free fly. Io lo salterei a piedi pari il 2, però vabbè, facciamoli vedere tutti. Lo saltereste a piedi pari? La all 2, però facciamoli vedere tutti, dai, dal 2, 3, 4. La 2 è quella a fondo? Sì. Partiamo di fondo. La Vulcan! Vedi, pure io, una bella frizzata ha tirato qua. Io sono entrato, Asher, se vuoi grupparmi. Sì. Gesù. Allora, dove sta? Adesso è Nico. Invitato. Io sono pure in loading. Vabbò. Prova a vedere se ci sono già, così mi invite. Lo zio si guarda lo spettacolino. È una Corsair che corre dietro una C2. È arrivata la scorta. È arrivata la scorta. E fa un giretto così e se ne va. Ciao. Simulazione di dogfighting. Ma so quanto sia credibile quell'agilità. Sì, hai visto come lo fa? Vabbè.
gli passa sopra, poi cabra e va indietro. Tecnicamente dovrebbe essere così, così agile, Retka. No. Sai, mi sa, mi riprendo la... Aspetta, stai andando al 3 di là. Ah, sì, scusa. Ti ripigli là? Non mi viene il nome, aspetta, poi te lo dico. Bello. Bellissimo. Sono risponato dentro la cutter. Sì, però mi è desponata sotto il sedere mentre ero in volo. Ah, bella. Beh, quindi sì, non slogate mai più dal lettino finché io per slogato sul lettino della Corsair, atterrato fuori l'Orville, poi sono rientrato e mi sono ritrovato quasi su sulla superficie di Stanton. No, boh, io ero qui a New Babbage, quindi non succede niente di grave, però tenetelo a mente per quando state in giro. Ma hai aspettato l'invito, Nico? Sì, sì, sono in party. Minchia, che casino. Devo abbassare ancora. Sto diventando pazzo. Ah! Pazzo! Urla. Ok, sono dovuto uscire dal server. Com'è carina la redina. Eh sì. Che bella Titan. Dottoressa che mi parla. La Titan. La Titan. Titan Kuna. Questa è la Renegade, ricordiamo a tutti gli spettatori che con questo modello ci fu una bellissima scena in un video dello zio Ariar in cui qualcuno atterrava molto 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 agilmente facendola esplodere su Port Olizar mentre lo zio lo guardava. Mi ricordo se era Zinga o Eva. Probabilmente Eva, bello, ragazzi. Bello. Probabilmente Zinga, là ste cose. Port Olizar ne sono successe di cose. Sì, è andato anche in quanto quello come che succede a Port Olizar rimane a Port Olizar. Sì. E poi qui c'è la ragazzi e la Grey Cat lì dallo spawn delle navi. Tutte e quattro le Avenger qui, la Titan, la Stalker, la Renegade, la Warlord. Quello sta a Madrid, sta tornando. Ancora Narsi, ecco, la Redeemer in mezzo, ok, andiamo alla 3. Andiamo alla 3. La 1, la 2 o la 3? La 3. Signora Longari. E quanto ci vorrà per il reset? Veramente 12 ore? No, quindi un quarto d'ora, però aspetta okay. Un'ora. Aspetta 12 ore, no, 24. No, 12 c'è la stream, dice. No, 12 è qua, ogni quanto te lo fa fare. Ah, ok. Se leggi c'è scritto che una volta che l'hai fatto l'account ti rimane fermo per 15 minuti. No, non l'ho letto tutto, ho visto 12 ore e ho pensato... Ho solo visto 12H, ho detto ci vorrà almeno... È l'intervallo di tempo in cui lo puoi te lo far rifare nel caso. Approfitto del piccolo incidente che ho avuto per salutarvi e vado a cena. Ciao Nico, ci vediamo dopo. Ciao Nico, buonanotte. Buon appetito. Ciao, buon appetito e buona cena. Vedi, a me da quando hanno rifatto la colorazione della Gladius non so perché non abbiano ancora rimesso mano a quella della Valiant, perché sono sovrapponibili tecnicamente, se deve guardare. Sono solo colori un po' più accesi quelli della Valiant. Vabbè. Vedi? Ah, queste cose hanno aperto. Appare fuori. Questa. È la normale. Questo è il weapon rack. No, non l'ho mai visto. È un
Oh, vedi? È praticamente è identica, se può dire, quasi. Sì. Quindi questo mi aspetta una colorazione sì, diversa. Cambia che c'ha il simbolino sulla coda. Basta. Perché per colore è un po' più acceso il giallo di qua, ma manco tanto, E questi signori è l'Hammerhead, che io ho come l'owner della Perseus. Eppure questa è una nave interessante da esplorare. Allora, questa la possiamo, come la Reclaimer, la possiamo esplorare quando ci pare, perché ci abbiamo un po' tutti. Sì, sì. Asher, mi inviti? Cilindro? Zane? Devonio. Invitato. Grazie. Però guarda, devo dire, l'Hammerhead è una delle navi che ha riscosso maggior successo. Chi la vede sbrodola proprio ogni volta. Vedo pure The Killer qui che ha scritto l'Hammerhead con i cuoricini, perché ogni volta fa questo effetto l'Hammerhead, che è imponente, sai che è minacciosa, è una multicrew, bella grossa, resistente. C'ha il suo fascino. Sì, sì, ohia. Sto fatto da Squalo Martello proprio. Testa di martello. La testa di martello. Non mi disegnare. Ok, anche qui abbiamo fatto, ci manca il 4 e 5. Esatto. Non mi apre il mobile. Ottimo. Oh, merda. Ci vedi? No. No, non ho più la cosa, il bracciale. Non hai più il bracciale? È sparito. Cosa? Il mobile. Non c'è più. Ops. No, o fai cosa? 4 e 5 là. O provi a cambiare sesso, oppure ti tocca fare il reset. Io ho provato a fare il reset. Non avevo neanche più gli occhi. Non avevo neanche più gli occhi per piangere. 4 Asher. 4 Asher dietro. Quasi. Vabbè, guarda. Stavo andando verso l'altro 4. 4-4 andavo. 4-4 verso il 4. E qui nel mezzo invece c'è sistema Stinton. L'ologramma del sistema Stinton. Queste, ecco, sono altre due navi che pure loro riscuotono certo, sempre un certo successo. Mi dispiace che l'abbiano messa un po'. Vedi? Lì ci manca qualcosa. Sì. C'è Panini. Infatti non me l'aspettavo. Le mie preferite queste due. L'Eclipse a sinistra, il Retaliator davanti. Probabilmente l'anno prossimo lì ci andrà Vulcan. Sì, però avrei dato, diciamo, un po' più lustro a questa esposizione, perché qui chi passa qui dice sì, vabbè, queste si vede che non ne frega niente a nessuno. Ne manca una là, ci hanno messo un chiosco. Invece sono due navi cazzo importanti, in virtù anche di quello che sparano, sia questa che quella, soprattutto quella. Volete che facciamo un giro dentro la Retaliator? L'altro ha messo le bombe per la Retaliator. Sì. Sì? Come? Prima aveva i siluri, giusto? No, c'è ancora i siluri. Siluri. Ma le bombe ce le ha anche, no? Questa dovrebbe essere anche bombardiere, vero? Non solamente durante. No, siluri. Siluri. Sì, ma c'è i moduli. No, visto che non ha due... ancora. Non ci sono ancora i moduli. Quello dicevo, se l'avevano implementato. No, anche perché prima deve uscire la base e poi forse implementeranno dei moduli, ma non c'è mi il modulo... che c'è il modulo delle bombe, no? Sì, oh. Io so che c'è il modulo delle bombe, mi ricordo di averlo letto, poi non è cambiato nella storia di tutto, può anche essere, però una volta mi ricordo che c'era il modulo
delle bombe e il modulo delle, dei siluri. No, non mi ricordavo c'era il modulo del modulo per fare il la dropship, quello per mettere i siluri anche lì, però mi sembra il numero minore. Non male, può essere. Per me questa nave è una di quelle passioni all'inizio. Non mi ricordo il modulo delle bombe proprio, anche ecco, perché non credo che quando non mi sembra che quando uscì all'epoca che fu fatto il concept c'era l'idea di fare delle bombe. Mi sbaglio, mi ricordo male allora. Mi sembra, poi no, ma io ci avevo guardato il giusto sui moduli della retaliator, ti dico la verità, quindi ci sta che è più probabile che sbaglio io su questo. Ma va avanti se trovo qualcosa. Vedi un po'. Ci vorrebbe uno snake che ci illumina anche. Magari lui se lo ricorda meglio di me, di te, di... Deve esserci, no. Vale. C'è dietro il modulo. I segnalini sono legati al mobile, è vero? Non li vedo. Sì, sì. E... Ric. Come giusto che dovevo chiudere, è abbastanza realistico. Ma hai provato anche a cambiare sesso al personaggio? Sono andato ancora adesso per miracolo. No, non va. Modulo dropship, cargo e living, se non ricordi male, dice Tron. Per la retaliator. Sì. Mining per la retaliator. Cargo e living. Ah, ho cargo e living, ok, allora no, niente, me lo ricordavo male. Ricordavo che c'erano tre moduli, ma forse uno l'ho messo io come sogno, come cosa reale. Alta torretta. Siluro. Com'è? Va là. Allora. Sì, è un problema solo lato server. Allora, c'è il living space. Vedo, sì, non c'è boh. Il cargo, dropship, front only, e poi le torpedo bay. Basta. Cacature. Riesco a cambiargli... Secondo me era però qualcosa che avevo, che all'inizio forse era stato pensato e poi tolto, perché questa cosa della bomber all'inizio... La chiamano, è definita una heavy bomber, la retaliator. Però lancia i siluri invece di lanciare bombe. Vedi, infatti dice che c'ha, aspetta. Sì, ma l'ho trovato sul sito. Questa versione di Retaliator, il Retaliator Bomber, include la baia bombe e il lanciatore di torpedo. Però... È limitatore attivo, quindi non posso... girare con la torretta. Sito, esatto, proprio sul proprio la sezione Retaliator Module Available, in fondo c'è Cargo Module, Living Module, Torpedo Bay e Dropship Module. Sì, sì. Basta. Però poi quando ti parla, quando se scendi ancora e vai a vedere il tecnico review di Retaliator Bomber, nella descrizione ti dice che c'ha la Bomb Bay e il Torpedo Launcher, quindi... Forse uno è il meccanismo e uno è il modulo. Ci sta. Vabbè. Salute. Ok. Vabbè, abbiamo dato senso al noi, alla Retaliator. Che ancora non c'ha.
ragazzi, scusate. Ciao. Ciao. Devo staccare un attimo. Sì, t'avevo già salutato. Va tranquillo. Ah, ok. Ok, a dopo. Ciao. Ciao, Nirvana. Buona cena. Ciao. Ciao, Nirvana. Ciao. Andiamo a vedere la 5, poi mi sa che devo andare pure io. Dai. Poi altre navi con i moduli, c'è la Endeavor e poi? Caterpillar. A Caterpillar. Odyssey. Con moduli di viaggio. La Harrak. Sì. Odyssey anche, no? Sì. Sì. No, ce n'è un po'. Caterpillar. Già che devo fare reset, mosce. Allora niente. Sapete che sogno se per ogni nave si potessero cambiare i moduli anche estetici, un po' come sarà Starfield? Boh. Sarebbe caruccio. Starfield non vedo l'ora che esce. Sì, no, più che altro per fare delle modifiche personali, cioè renderle un pochino più personali. Sì. Non capisco niente. Tutte e quattro le Avenger... The Skill, Ranger, buonanotte. Le Vanguard. Qua davanti, la Warden, la Hoplite, la Sentinel e l'Harbinger. Sì, la Retaliator Bomber. La base è un concept, non è mai uscita. La Retaliator per base, sì, è ancora un concept. Tanto non la fanno uscire finché non hanno fatto i moduli, quindi. Sì. Perché praticamente se no la nave è vuota, c'è solo le 5 torrette e basta. Questa l'avrete vista in miliardi di mie live proprio, questa qua, l'ho presa tantissimo. La Warden e l'Harbinger. O Harbinger. O Harbinger, come cazzo le pare chiamarla. Questa è la Sentinel. Che spegne tutte cose. Che sembra un bunzio uno. È un bunzio una. E mo andiamo all'aolo. Andiamo all'aolo. Andiamo all'aolo? Perché questo si è venuto così? Perché è offeso. Ma tanto, no, è offesa. Belli i capelli viola, però. Sì. Tigrina, belli i capelli viola. Salve, come va? Vedo che sei un po' appartata qui, che qualcuno ha dato fastidio. C'è un amico, questo rappresenta un amico. Questo è Asher. Vede? No. Power up, vedi? Power. C'è la maglietta su di luci cosa. Vabbè, andiamo, va. Vale. The War at Home. The War at Home. Olo. Olo. C'è una simulazione della... Olo. C'è una simulazione dei moti planetari di... Stanton. Di Stanton, con tutti i pianeti. Le orbite. Davvero non c'è la Raven? Veramente non la vedo. No, non c'è. Perché la Raven è come se mettessero quella consolidated, se mettessero l'Omega, mi sembra anche l'Omega non c'è di solito in esposizione, la Mustang. Perché sono quelle fatte speciali apposta per determinati periodi di offerte. Esatto. Tipo quelle da lanciare, che ne so, un SSD da Intel. Esatto. Oppure per farsi comprare da OCI. Esatto. Porca troia. Ma perché c'è meltabile? Tanto con la Raven? Perché non è meltabile. Vabbè. Non è meltabile, non è neanche upgradeabile. Ta, tieni. E che tipo io con la Dragonfly? La Star Kitten, che è l'unica che non si può upgradare. Di tutte le Dragonfly che ho. Continuare a pagarci l'assicurazione. Con la Vulcan. Ok. Piatta la Vulcan, ci hanno messo mano mai, No.
non c'è stato ancora. La colorazione è particolare. Hanno aggiunto quella coda gialla. Un tonno. La coda? È il muso. È il muso giallo, scusami. Il muso che è bianco e giallo. Sembra un pappagallo. Con le ali arricciate, con le ali chiuse. Fausto le ali. Chi la Nautilus? Eppure qui. Non ci hanno messo tanto mano. No. Mentre invece sulla Kraken abbiamo visto l'altro ieri che era bella rifinita, quindi vuol dire che la lavorazione su quella nave prosegue e prima o poi spero di vederla in una fiera, magari, che ne so, al Defense Con Invictus. Eh? Come la vedi al Defense Con? Oh, sì. Che crolla il server. Dici? Ne metti una. Ti ricordi quando lo misero la Idris dentro ai padiglioni che praticamente ti ricordi? La vedevi dal ballatoio tutto intorno, sì. L'ha messa lì fisicamente solo per far vedere le dimensioni effettive in game. Mamma, non l'hanno più fatta sto tentativo, L'hanno fatto, no. L'hanno fatto poi quando te l'hanno fatta visitare, però poi dopo è diventata subito appannaggio della Javelin, quindi. Poi esci fuori e ti trovi a Regrim Empress. Mette una paura. Mette proprio paura sta nave. Oggi dove sei? Fatto il reset, sto aspettando che mi... Allora la prossima volta. Eh sì, perché non mi è arrivata neanche la mail di conferma del reset. Ci vediamo domani. Domani? Domani sera. E questo va a me. Official sponsor Drake, proprio in culo gli ha fatto, gli darà fastidissimo sta cosa che ha preso come official, ha vinto l'appalto come sponsor ufficiale alla UE, la Drake. Però c'è anche la Aegis. Ok, chi è che deve andare di voi? Tutti? Credo tutti. Tutti. Molto bene. Aspetta la scensura, aspetta. Tutti dobbiamo andare a mangiare. Io giusto farei un girettino sulla Corsair con la skin nuova, la nera. Che ne dite? Aspettatelo tutti. Vabbè, se lei vadi, io devo andare a preparare da cena. Ma forse stasera non lo so se ci sono, quindi tanto vi saluto. Ok. D'accordo. Ciao Asher, grazie. Ciao. Mi accodo e vado via anch'io. Notte Mari. Grazie. Ciao, eccolo. Ciao a tutti. Ciao. Chi è che mi guarda così? Sei te? Sì. Sono io. T'ho accettato. È a posto. Dopo faccio il reset, non posso cambiare neanche il sesso PG. Andiamo a vedere sta skin della Corsair. Ci facciamo un giretto qua fuori. Lo vediamo bene. Andiamo qua. La Corsair. Capsule now approaching station. Stand clear for disembarking passengers. Fai scendere prima? No, non fanno scendere. Io mi siedo qua, proprio posto invalidi. Qui. Signora, si segga. Brava. Grazie per i 100 bit, Rico. Thank you. Server australiano fa rientrare le navi. Pure questo, dipende dai server, come ti dicevo prima.
Ecco. De qua? De chi? Non de lì, de chi? Siamo ai Commons, andiamo di là. Oh, spazio. No, no, era giusto, cazzo, sbagliato. Stavamo andando bene, stavamo continuando a dritti. Oh, ma sbaglio sempre sta cosa qua, ma com'è? Vabbè. Allo spazio porco, andiamo. Andiamo allo spazio porco. Quando arriva... Quando chiami la nave fa... Ah, 25 secondi, il gioco delle attese. A due di bimbi. Quant'è? 72. Ah, però. 86. Campari. Eccoci. Stavamo andando tanto bene, stavamo belli seduti comodi. Invece lo zio fa, alziamoci, andiamo. Invece no. Oh, opla. Opla è sinonimo di vecchiaia, occhio. Sì, 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 sì. Oppela è peggio. Come disse il mio amico Torbach in un video su Planet Side 2. Io feci saltando con un mezzo, dissi oppela, e lui disse Sky Rest, a giocare con uno che dice oppela. Che grande quel video, è quello di Curi, capito? È lo stesso video. Mi faceva uccidere Matteo, mi faceva proprio uccidere. Sei pronta? Sei anziana però, eh? Ti vedo un po' anzianotta. Oh, devi rifarla bene sta personaggia, che non è, mi piace tantissimo, eh? È vero, perché l'avevo fatta in PTU quella bella. Qui sei un po'... Te dirò. Tu non puoi capire in 3.18 cosa vedi qui quando stai sotto al treno, non puoi capire. Ecco qua, l'hai detto pure tu. Hai fatto la cinese albina, Devon. Rientra. Vabbè, ho capito. No, di là. No. Lei era una brutta persona. Addio. Ecco. 900 metri, 1000 metri. Eravamo arrivati. La risata. Perché quelli stanno davanti alle porte, non le aprono, e io sto su. Boh. Vabbè. Maledetto. 3 chilometri. Ma sta a magna a te, magna, Nico. Stai a guardarla mentre mangi, porello. Sta preparando la mangiare, no? Io mi chiedevo 11 km, stai come mai così lontano? Ti ho trattato un po' come un aerondani qualsiasi. Grazie. Ti ho aerondanato, capito? Allora, scusa un attimo, mettiti un attimo lì, scusa. Via, si chiudono le porte, ciao. Intanto la chiamo, va. Sai anche... Cuci Fabrizio, cucinando. Ciao Sberla. Cucinando. Dovrei averla presa. Due, uno. Cuci notta. Cuci notta, sì. Cuci giorna. È domenica pomeriggio, ragazzi, è un giorno di merda. Abbiate pazienza. Durante la settimana la puoi un po' anche tollerare, ma la domenica è... domenica pomeriggio ho sempre odiata. Ecco perché ci hanno piazzate le partite, almeno.
Ah, che stasera c'è anche la partita dell'esordio al mondiale in Qatar. Dove? In Qatar. I tifosi finti. Quei tifosi finti. Così, i tifosi indiani, giusto, vero? Ripagati. Quindi devono prendere un po' di sciroppo. L'hanno molto Qatar. Niente. Grazie. Esatto. Va un cazzo. Oddio. È Hangar 20. Sta arrivando. Io mancavo, vedo la prima partita, non mi sa che manco vedo nessuna partita di questo mondiale. Ma la fottru cazzo, sta chi ha giocato con gli amici qua, sta City Zen. Oh yeah. Ho capito perché Streamlabs mi dice che le statistiche dello streaming. Che sto crashato? No? Ci sono? Mi vedete? Vedo che sto ancora in diretta perché mi manda la riepilogo delle statistiche. Ma io ti vedo. Sembra andare. NBTS. Hangar 20? Sì. Voi vincete, noi siamo solitandi. Ma pensavo peggio, invece no. GG, bella. Sì? Dai, oggi raggiungici. Non posso, beh, non mi fa andare via. Non ho i sedili, non ho i motori, ma di nessuna nave neanche. Faccio le trip e non c'è più niente, proprio zero. Hanno stati gli zingari. Mi hanno rubato tutto. S'hanno fottuto tutte cose. Arrivando qualcuno che è rimasto indietro per colpa di qualcuno. Ma che ti accendo anche le luci, va? Ma che bella dentro che è la Corsair. Mi piace questo carattere industriale da film tipo da Rosinante un po'. Accendo tutte le luci. Poi quello del cesso. No, le ho spente così. Quelle d'emergenza fungono? Non mi pare. Quelle d'emergenza non fungono. Ma chi è che sta là? Ma chi è che sta là? Tu. Vedevo di dietro la porta. Che ma cazzo? Volo. Ma chi è? Ma non lo so, infatti. Ma che è? È infestato sta nave. Ci sono delle presenze inquietanti. Sembrava Mastro Lindo per un attimo. Boh. Ma come cazzo? Basta ancora? No. È mio. Metti la tavola a Luigi. Oh, c'è sta uno, È sceso. Hai chiuso tu la porta? Sono io, eh. Ah, eri te! Sì. Ma va a cagare, monta! Ma che cazzo è questo? Che cazzo... Però si mi ha buttato fuori, non so perché. Aspetta che prima me l'ha fatta aprire la nave, prima che stavi... Ah, vabbè, me la fa riaprire. No, te l'ho aperta io adesso. No, tu non stai... non la stavo aprendo adesso. Tu stai salendo sul tetto, mi sa. No, lì sto... No. Ah, passi da dentro, ok. Non si mette più il caschetto. È di nuovo. No. Ok. Dovrei essere. Oh. Giorno. Giorno. Tutto bene. Qui quasi quasi mi chiudo sotto. Siete lei? Prego. Aspetta, questa. Aumentata la gravità. Vadi, vadi. Cerco di andare su dolcemente. Muoio io qua così. No.
Ci sta uno, ci sta uno. Dove state voi? Copilota che c'è? Torretta di sinistra. Ok. Ci sono io. Vai la torretta di destra allora tu come invece del copilota. Ma postazione di sotto non funziona niente per ora, immagino. Mm. Bella però. A me dici di andare a destra. Yes. Ma buono. Giro il monte. Proviamola, va? Ancora. Diatela. Della missione. Presa. A me non mi è arrivato. Perché io non sono in lobby. Invitalo, Devon. Lobby. Non ho capito, non c'è Moby? Eh no, non ce l'ho. È sparito. Allora, vai vicino. Aspetta. Disbando il party o rifaccio. No. Invite to party. Invite to party. Vediamo quando sei dentro. Giornato? Giornato. Share. Occhio. Sì, sì. Pronti? Aspetta che yes. Sono un attimo cambiato io. Ah, se mi riceve la missione, sì. Adesso no. Dove sei, cazzo? Non vedi i comandi? Allora, Twitch. Un'andata. Corso. Angolo cieco. Dritto, di prua. Ok. Fa le fiamme. Dai, andata. No, vabbè, è un po' non è maneggevole, ovviamente, però sopperisce.
eccola là. Io un po' prima adesso. Che problema c'hai? Non c'ho un undersuit. La prendi da quelli che ammazziamo. Ma pure noi stiamo... non posso andare in Eva proprio. Ah. Non mi ha fatto il reset, non lo so. Mi ha dato prima il blocco dell'account, poi quando me l'ha sbloccato era uguale a prima. Quindi niente. Aspetto qua sulla nave, controllo che non ve la fottano. Dai, mettete al posto di guida. Io non ho armi però. E riprendi a cazzuti. Chi è? Aspetta. Sì. Manca una pistola, va bene. Chi è? Per terra. In testa mi è arrivata. Spostati. Non sta. Sennò io sono in casa. Dietro. Eccola. Dietro a te. In testa mi è arrivata. Ah, ecco. Oh. Cazzo. No, non ti avvicinare, cerca di avvicinarti soltanto al limite. Sei fermata? No. No, se ti avvicini fa così, allontana Darlock. Per quello ho detto sposta. Vai. Se no va a finire. Che volevo provare a bloccarlo, sai, su due lati. Ok, grazie. L'hai presa? Top. Sì. Andiamo. Dove ho messo? No, di qua. Comandante, è dall'altra parte l'uscita. Prego. Mi scusi, abbia pazienza, mi sono un attimo vero. Fortuna, signore. Arrivederci. Grazie. Mi raccomando, resti qui, eh. Sì, sarà fatto. Il teletrasporto non funzionava, siamo dovuti uscire così. Beh. Oh, il primo è il mio che respiro. Che facciamo poi? Li portiamo un undersuit. Pronto? Ti aspetto qui dalla postazione del copilota. Dobbiamo cercare assolutamente la data transmission. Dobbiamo trovare. Aspetta, occhio che se sono bestiali di parecchio. Io controllo qui a sinistra. Destra. Eccolo, ho trovato, che culo, vieni qua, che culo, guarda. Occhio che arrivano tutti, Dai, trovato subito, lo sentivo che stava qui. Completata, dai. Arrivano? Sosso, no, non c'è niente. Eccolo, è sparito. Ho finito i colpi. Ma che cazzo? Voglio dire, spariamo in destra. Vieni su. Livello. Ne mancano 11, Stavolta si sono ammazzati fra di loro. Non credo che ci sia nessuno qui. Occhio, Sparare. Ok. Andiamo giù di sotto, ci bindiamo. Oh, sì, giusto. Ops. Oh, attenzione. Oh, copri me. Ok, fatto. Dai, via. Lasciamo perdere l'utta adesso perché mi servivano un po' di munizioni, ma così moriamo male. Ok. Vediamo se funziona. Il fucile che serve. No, mi sa che non funziona l'ascensore nella missione. Ok, andiamo a manina.
Va bene. Prova a vedere se riesco a luttargli qualcosa, vediamo un po'. L'armatura sono da prendere solamente. No, mi servivano soltanto le munizioni, ma non c'è niente sto stronzone. Niente, ciao. Questo. Copri me? Sì. Niente. Ma ci prendiamo le armi strada facendo. Ok, andiamo giù. No, dove vado? Scendiamo. Cazzo, se scendiamo non mi ricordo. No, aspetta, era qua, sì. Di sopra. E scendiamo a piedi. No, no, mi sembra di qua. Intanto vado a vedere qui, sì. Nella loro. Nel ponte, quello qua era un amico. Eccone uno. Ah, lì sì, dovrebbe essercene almeno un paio. Morto. Vediamo. Uno solo. Saluti l'hangar, vedrai. Copri qua, che io vedo questo, se c'è qualcosa. Sì. Male che vada, gli frego proprio il fucile e basta. Va. Sì. Sì, è l'unica cosa che si può fare. Quindi anche qui, ok, passiamo. Libero. Libero. Qua, destra. Pronto? Ascensore? Occhio, no, non funziona. Niente. No, no. Occhio, qui arriva, probabilmente ci abbiamo il problema qui, Spero spadella, che non ci sia già uno. Ah, cazzo. Merda. Aspetta, te lo mangio giù. Aspetta, aspetta che ci stanno due tizi qua. Ok, uno ce l'ho. Niente, non l'ho già. Devo mettere forza nel... No, non ce l'ho. Ho trovato i fucili. Sto scendendo. Ok. I'm gonna mess you up. Time for the football. Occhio qui, occhio. Sì. Preso. Occhio. Ok, fatti. Vado giù. Ok. Tre ne mancano. Qui ci stanno, sono tutti sotto all'hangar. Sì. Vado a guardare di qua. Sì, devo sparare. Ok, andiamo alla chiesa te? Sì. No, sì, c'è sparato vuoto, non ci sono colpi. Ok. Questo. Vendiamoci al volo, non si sa mai, anche se ne mancano tre. Ah, boh, io vi saluto che l'hai fatto, prende un colpo. Cosa cazzo? L'hai fatto cacare. Buonanotte, te stava a dire. Sono abituato a dire buonanotte. Ciao, buona cena. Grazie. M'hai fatto cacare. Ciao. Non si fa così. Ciao, sono Snake. Ciao, 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 voci. Ciao. Ok.
Buonasera. Chi è? Ui. Eccolo. Non mi spigne. Cazzo, mi stavo mirando. E dove? Una c'è terra. Dietro la trave. Attenzione. Preso. Chi è? E dice buonasera così a tradimento. Sono quello nuovo. Mancio. Finito? Finite. Dai. Ah, TKCH. Esatto, buonasera. Buonasera, siamo in live. Ok, finita. Se è finita, se è finì. In due? Con le armature medie. No, siamo in tre. Due, tu non c'eri. Non ci provà. Io c'ho il pigiamino. Hai solo beneficiato della missione pigliando i soldi, ecco. Io vi ho coperto da fuori. Bravo. Ora cerchiamo di arrivare... Sono in torretta, infatti. Devon, se sta vicino a qualcuno, zac. Zac te. Di che? Devon, facciamo che ci sbindiamo alla Medbay. Giusto. Perché sennò poi... Non dovrebbe servire, perché... Più. Però... Prego, prego. La ringrazio, lei è gentilissimo. Regeneration, reset location, confirm. Easy peasy lemon squeezy, ragazzi. Regeneration, reset. Ok. Quello nuovo benvenuto comunque nel frattempo, anche se stai live, ti presentati tranquillamente a chi ti sta guardando. Stanno circa una 45 di persone, non tante. Bene, ciao, me ne vado. No, no, resta. presentati. The new entry con nickname. No, no, caduta, vabbè. TKCH86, è da un annetto che gioco e adesso volevo provare con un po' più di gente. Ciao Ampari, ma ci vediamo più tardi. Ma che sei, va scemo bene. A me urli dentro le orecchie, Arlok. Scusami, ma non sono più abituato. Sta parlando. Mi ha salutato il mio conquilino che è andato via. Ha capito, ha urlato dentro le orecchie. Quello sta... Ma perché mi parlate da vicino? Perché stavo uscendo di casa. Ho fatto qualcosa che sta sui coglioni, ditemi. Perché quell'altro pure, de punto marco, dopo il silenzio totale, oggi Pie parla e mi fa Pie infarti. Tu mi urli nell'orecchio, mentre sta, non me l'aspetto proprio. Ma che amarezza. Guarda che bella, rossa e nera. C'ho la corsair milanista. Foggiana. O anche foggiana. Ok. Io sai come me la son fatta, zio, invece? Dalla Salernitana. Granata? Granata. Ah, eccolo, racchetto. Place. Ok, metto le armi qui, Vediamo se... Ma più che altro per provare a vedere se le trovo dopo. Ti capì? Anche questa la metto qui perché... I colpi de... Geneminga! E questa non me la fa mettere perché giustamente è una pistolaccia. Mi ricordi che devo comprare le... Ah, Demon, sei ancora fuori tu? Ti stai luttando il mondo? Ti stai luttando il mondo? Tanto fare reset, ho capito. Devi fare reset? Basta. Sì. Ma che cazzo ti vai a più a fa quella roba che ti sparisce? Metti che rimane, che ne so. No, non metti che rimane. No, sta tranquillo. Che sono abbastanza lapidari. Cioè, quelle escono subito. Quella è la prima cosa. Sono i colpi. Le armi, no, ma i colpi sì. Le armature, no. Eccolo che arriva. Ok, c'è sempre. Fa ancora acqua qua. Sta nave fa molto marauders, ecco, sì. Ok. Io direi. Tranquil Mount.
torniamo dai babbani, va. Volevo vederla un tantino vicino alle luci, un posto più illuminato. Dove può essere? Hai detto illuminato? Beh, sì, l'ho detto. Purtroppo l'ho detto. Mm-hmm. E mi tocca. Lo sta il sole, sta lì, quindi sì, sotto a Shubin. Sì, Shubin. Vogliamo andare un attimo a Shubin? E poi ce ne andiamo. Andiamo. O a Clearview, dai. Andiamo. A Rayari, a Rayari. Let's go, Rayari. Hai lasciato il portone aperto? L'avevo chiuso, è entrato Devon. Ho capito. Ecco, sei chiuso. Cosa succede se in volo va a uscire sul tetto? Rimane giustamente, rimane come sulle Starcom. Sì, come cosa, come sulla 890, sulla 600, perché c'è la gravità simulata, ergo adesso sì. E la torretta posteriore chi la comanda? Quella posteriore è remota. E chi la comanda? Quello, il copilota? Il copilota, sì. Cazzo, è grossa. Non sembrava così grossa. Eh sì. Prima ci ha fatto il pelo quella alla destra. A che? Alla 890. Quando sono arrivato? Sì. Cioè, pelo. Però, vicino. Bella nera e rossa. C'è il suo perché, devo dire, sì. Anch'io ho preso questa, ma ancora non l'avevo vista. Quando prima o poi faranno mettere anche i loghi sulle ali. Dello zio. Bella bella nera e rossa, sì. Certo, nero e oro sarebbe stata un po' meglio, eh. Ora faranno un giorno uscire la skin per subscriber o qualcosa del genere, poi dopo. Due giorni, no? Quanto è uscita? Due o tre giorni? Eh sì. È proprio cattiva con questo colore. Veramente figa. Sì. Che rumore che fa, il suono. Ma comunque è diventata più maneggevole adesso in atmosfera. Prima l'hanno sistemata un po', dalla prima release era un problema. Cosa? È grande come nave, comunque ci sta che abbia. Questa però è una nave perfetta, 3-4 persone in multicrew che giocano spesso insieme, sì. Sì, sì, già in 3 ha senso. Sì, sì. Spara anche da così, ho visto, con le ali retratte, i missili. Quindi volendo puoi anche volare con le ali così, che sarebbe bella lo stesso. Sì.
Senti il rumore, cattivissimo, cazzo. Immaginate uno stormo di questi qua che arrivano tutti assieme. Camerta non si tira su. E quando scende a bassa quota è un macello, eh. È convinto. Sai perché sono venuto qua? Perché questo ammasso di rocce mi ricordava una nave insabbiata, innevata. Questa qui di fronte, guarda. Sì. Però sembra un carrello. Davvero? Un incrociatore imperiale. Ci sta l'ursa dietro, vero? Sì. Hai già provato? L'ursa non... Sì, solo quello però ci sta. Sì, per gli altri sono troppo alti. Tutto il resto. Ripeto. Il rock ci sta quindi anche. Non il DS però, mi sa che è basso. Il DS è quello doppio. No, il rock e un Greycat, no, quel Greycat nuovo ci stanno tutti e due dentro. Abbiamo fatto varie prove l'altra sera. È Vado a vedere dopo. No, ce l'hai il VOD ancora, no? stato caricato, se sei abbonato. Sì. È da 29 mesi. A parte che sta su YouTube, volendo. Qua c'è tutta la live integrale, lì c'è soltanto il taglio direttamente dalla sigla iniziale, basta. Dai. Non mi sono voluto spoilerare niente della corsa perché visto che l'avevo presa, ma la volevo spoilerare live mio. Ah, non ho visto niente, ho visto che hai fatto i video comunque. Mo deve uscire il video. Io ripartirei a sto punto. Atterraggio abbiamo visto. Quei vitolmi si cadi? No, giustamente. Io mi risiedo sul mio seggiolino qua. Figa però, eh. Ciao Panzerotto. Ciao Sono Space rimasti anche i Knight, plastici. scusami, mi era andata via la chat, non vedevo. OTAS, OSAS uso. Punto esclamativo setup, John. Buonasera, Guelfo. Scusatemi, ma... Mi era sparita, non vedevo più la chat. Va come se impenna, vai. Ieri ha fatto una cosa strana, tipo mentre stavo puntando ero andato in F1, finita la live, boom, è cascata, senza motivo, cioè stavo puntando verso il cielo, stavo uscendo dall'atmosfera, metto F1, comincio a vedere le missioni, faccio le destinazioni, parlo con loro, con dritto che sto andando su dritto, mi sono ritrovato a scartavetrare la parte innevata,
di Microtech. Ma che si erano spenti i motori? No. Ma capito, se tieni le mani sul volante succede. Non ti sei perso niente, Edin. Grazie, no, perché c'ho tutto bindato lì, quindi si vede un... Invece prima di partire in Quantum ha iniziato a girare a 360 su se stessa, si è avvitata quello, per un po'. Quello è un bug noto, è un bug noto quello lì. Non per voi, per me non era noto ancora. Sì, no, succede anche a quarte navi a volte. Però adesso l'hai sperimentato dal tuo punto di vista. È Logitech, Edin. C'è il thruster giù pure. Come non mi ricordo? La streamcam. Ma avevo anche una ottima. Tanto tempo ha fatto il suo servizio, 5, 6, 7 anni. Questa qua. Questa ancora se la trovi. Non ha tantissimo la streamcam più di questa. Non ha proprio. È anche quella, pure questa è a 1080p. Quindi già anche la sua porca figura ancora la fa. C920, se la trovi a una cinquantina d'euro è un affarone. E che c'è qua? Eccoci qua. Comincia a fare la copertina dopo, visto che è del secondo giorno. Arlock. Cosa? Fai copertina, va. Devo trovare a fare un po' di foto, le stai facendo tu? No, anche calcola che è basata sull'originale dell'evento. Ah, ok. Come quella ultima che ho messo. Oh, vado a vedere. Ma che cazzo? Che più lontano ci poteva mettere. Siamo arrivati, guarda dove sta. Allucinante. Madonna. Cioè, dicevo, stavo guardando sotto, dico, ma dove cazzo sta? Guarda dov'è? Laggiù. Dall'altra parte. No. Santa camera. Non mi piace nulla di laser, niente. Odio quel marchio. No. Che meraviglia. Comodo. Che sta fa? Arlock, dicevo. Comodo. Sì. Sto facendo un sogno proprio. Sto guardando da fuori adesso. Il 56 a destra e a sinistra al T16.000. E i comandi poi della nave, l'interfaccia, tutto quello che riguarda la nave. Prima ce l'avevo bindati sulla manetta sul thrust dell'X56, ora me lo sono messo sullo Steam Deck. Volendo puoi usare pure quello. C56 ancora DOS, secondo me tutte e due sono ancora ottimi OTAS, ma anche nella loro configurazione base, quindi OTAS, quindi stick e manetta. Però insieme, per me la configurazione migliore per usare Star Citizen, per giocare a Star Citizen è l'OSAS, non l'OTAS, quindi la manetta non è un simulatore d'aerei, molto più preciso con configurazione OSAS. Posto che c'è gente ancora che gioca tranquillamente e godibilmente con mouse e tastiera, quindi Sliver ne è un esempio, Devon è un esempio. Un momento anch'io. Anche Arlock. Ma perché adesso mi sto guardando tutte le visuali da fuori, mi faccio gli screenshot.
Ah sì, avevi detto quello giusto. Sì, X56 a destra e il, a sinistra T16.000, esatto. Me lo dai il pad? Me lo dai il pad? A volte non funziona il tasto bindato, quindi devi andarlo a fare a manina. Vedi? Lo fanno, lo fanno. Ciao Edin. E allora sì che ci vedo. Siamo di stampare di scuola. Occhio al vento, madre. Questo è molto sensibile al vento. Vedi tu, guarda che pinna che c'ha. Pinne. Se l'ho preso sto screenshot. Ok. Ridere, Edin. Ah, sei figo. Prego. Carissimo. Grazie, grazie. Scendiamo grazie. Così? Andiamo. Surface. E voilà. Signori, è stato un piacere. All'alba delle 3 ore e 30, ringrazio Devon e Arlock che sono rimasti con me fino alla fine. Sono stati 22 fino a un'oretta fa, poi tutti sono andati a mangiare. Ci vediamo domani sera per la prossimo showcase. Stasera non ci sarà live perché abbiamo fatto oggi pomeriggio, quindi bella per voi. Grazie a voi ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao chat, ciao, a domani. Ciao ciao. Thank you.